Buonasera, buonasera e bentrovati con questa lunghissima diretta, una diretta che ci porterà fino al gong della sessione invernale del calciomercato. Sono ultime ore frenetiche, ve lo diciamo subito, lo diciamo soprattutto a beneficio di coloro che non abbiano avuto la possibilità di seguire questa lunga giornata. Chi invece ha avuto modo di seguire i nostri collegamenti sa già dei tanti movimenti fatti, ma ancora da fare e quindi siamo pronti, lo faremo tra qualche minuto, siamo pronti a ricollegarci con l'Ata Hotel di Milano, dove appunto l'atmosfera è a dir poco frenetica e soprattutto in casa Pescara si cerca di mettere appunto l'ultima fase, proprio la fase in extremis di questo calcio mercato, perché delle trattative sono sostanzialmente definite, altre sono in itinere, ma la voce ma non è più una voce, la trattativa è concreta, che sta un po' preoccupando i tifosi del Pescara, è quella relativa a Federico Melchiorri, che appunto potrebbe, ma il condizionale è assolutamente d'obbligo, lasciare Pescara qualora il Pescara accettasse la offerta davvero cospicua del Cagliari. Ma il problema del Pescara in questo caso è trovare un'alternativa adeguata a Melchiorri. Se non dovesse essere trovata, difficile che comunque Melchiorri parta, però non vogliamo andare oltre in queste considerazioni. Noi stiamo aspettando proprio il collegamento da Milano prima di dare vita allo speciale calciomercato vero e proprio. Saluto subito Paolo Renzetti. Buonasera Andrea. Buonasera. Buonasera. Allora, cosa fiuti? Perché abbiamo detto del Pescara, Lanciano ha fatto abbastanza poco, ma era un po' nell'ottica della presidentessa Maio e del DS Leone. In Lega Pro il Teramo ha formalizzato Loreti, questo centrocampista, ma sono sfumati due colpi, il DS di Giuseppe è ancora all'opera, anche lo staff tecnico dell'Aquila Calcio per cercare di piazzare un colpo in extremis in attacco. Cosa fiuti, soprattutto in ottica Pescara? Hai anticipato tu il tema importante di queste ultime ore, di queste ultime due ore di mercato. Tutto ruota attorno alla possibile, probabile cessione di Melchiorri al Cagliari. Se così fosse, è chiaro che il Pescara dovrebbe avere pronta una soluzione alternativa, che credo non possa essere quella di Pettinari, che si dice molto vicino al Pescara. Hai detto tu prima che non è più una voce, circola insistentemente da questa mattina. Bisogna dire che c'è stato già un incontro, credo sia ancora in corso un incontro tra i dirigenti del Pescara e del Cagliari. Sui vari siti specializzati cagliaritani viene data per fattibile l'operazione, qualcuno parla di un Melchiorri molto vicino al Cagliari. Chiaro, ma guarda, questo... possiamo dire che lo stesso procuratore di Melchiorri, Rebesco, ha... confermato. Non è Rebesco il procuratore di un altro giocatore, però sappiamo per certo, e poi ce lo confermeranno da Pescara, che il procuratore di Melchiorri ha parlato con Alfredo Giovannozzi, confermando che questa trattativa è in piedi ed è in atto. Però è chiaro che c'è l'aspetto economico che va sottolineato, e da quel punto di vista il Pescara potrebbe assolutamente accettare, perché l'offerta è un'offerta faraonica, cospicua, sì, 3 milioni di euro non si lasciano, o meglio si lasciano lì a malincuore. Però è chiaro che dopo aver tolto Maniero il Pescara non può togliere anche Melchiorri senza avere una pronta sì, un'alternativa, un'alternativa, Andrea, che sia equivalente, dello stesso livello di quella di Melchiorri. Voglio dire, se tu dai via Melchiorri devi prendere un attaccante dello stesso peso specifico, un attaccante da doppia cifra, un attaccante che ti possa garantire un bottino di reti importante. Quindi da questo punto di vista è chiaro che i dirigenti, se da una parte sono tentati da un'offerta che sarebbe anche difficile da rifiutare, inutile negarlo, dall'altra
avrebbero e hanno il problema di trovare un sostituto, e tu sai bene che nelle ultime ore, negli ultimi minuti di mercato, trovare soprattutto attaccanti all'altezza a prezzi anche possibili non è molto facile. Poi un'altra cosa, si parla anche di una possibile cessione di Brugman, anche in questo caso insomma, ci sarebbe poi da trovare un giocatore che possa sostituire Brugman, quindi due nodi belli grossi per il mercato. Però del penso Pescara, che questa sia un'ipotesi un po' meno concreta, un po' meno quella concreta. Di Melchior invece è più concreta, concreta. Sì. Allora, siamo in prossimità della pubblicità, tra poco arriverà un altro ospite, io però vado a salutare, se è pronto, dalla redazione di ForzaPescara.com, perché questa sera prendiamo il posto di Replay come speciale calcio mercato, ma lui è presente lo stesso, lo salutiamo, Valerio De Carolis. Buonasera Valerio. Buonasera Andrea, un saluto anche a Paola, a tutti i telespettatori di TV6 e ai nostri utenti che come puoi immaginare Andrea sono un po' inferociti sulle voci di mercato, soprattutto riguardante Melchiorri, perché Melchiorri è da sempre il pupillo della nostra, del nostro portale, ha sempre ricevuto elogi dai nostri utenti e si stanno proprio chiedendo chi, se dovesse esserci veramente questo addio inaspettato del numero 9 bianco-azzurro, chi deve arrivare. Ci vuole una punta ancora più forte, c'è anche tanta c'è anche tanto sarcasmo, tipo per esempio c'è un commento bellissimo, lo leggo e poi ti ridò la linea: Cammarata in società anche per lui, dieta ferrea e per aprile è pronto. Questo è un commento, è uno dei più ironici, esatto. Va bene Valerio, chiaramente se c'è fibrillazione a Milano, figuriamoci anche tra i tifosi, in particolare quelli del Pescara, e tu insomma ci riporterai quelli che sono gli umori della piazza, come hai già fatto in questo primo collegamento, ma poi avremo modo di andare più a fondo. Allora andiamo in pubblicità, poi via allo speciale calciomercato. Buonasera, dopo la pillola da antipasto parte ufficialmente speciale calciomercato, sarà l'ultima serata, sarà lunga perché arriveremo fino alle 23 con la chiusura della porta, con la chiusura della sessione invernale, e poi andremo anche con i commenti. Abbiamo salutato prima Paolo Renzetti, abbiamo salutato Valerio De Carolis dal sito forzapescara.com, tra pochissimo un altro ospite, ma vado subito a Milano perché abbiamo il collegamento pronto, ho già intravisto con Alfredo Giovannozzi un ospite importante, un addetto ai lavori di una squadra abruzzese. Prima però vi preannuncio che si sta giocando il posticipo di Serie B al picco di La Spezia, l'Avellino in vantaggio 1-0, gol di Bittante al nono minuto. Si gioca anche il posticipo di Lega Pro che interessa Teramo e L'Aquila, e sono sullo 0-0 San Marino e Ascoli. La gara di San Marino è iniziata alle 20:45, quella di La Spezia alle ore 20:30. Allora è arrivato, e saluto anche Paolo De Carolis, direttore di ForzaPescara.com. Un saluto calorosissimo, anche se fa molto freddo, devo dire, anche da parte mia, che arrivo direttamente dalla redazione di Forza Pescara. Io ho anche ascoltato e sei caldissimo. Sì, e mi hai anche mandato un messaggio, sì, in cui giustamente puntualizzavi certe cose, ma ne parleremo. Ne parleremo. E allora direi ora di andare a Milano. Vedo pronto Enrico Rocchi. Buonasera Enrico.
Sì, buonasera a te Andrea, a tutto lo studio. Allora diciamo subito che questo è il primo angolo dove verranno degli ospiti, poi vorrei salutare Alfredo che è in un'altra postazione vicino alla porta in compagnia di un ospite. Alfredo, vuoi presentarlo subito e poi passiamo alle notizie? Sì, presento subito l'ospite, buonasera a tutti innanzitutto. Il primo ospite di questa sera è il direttore sportivo del Teramo, Marcello Di Giuseppe. Buonasera Di Giuseppe. Buonasera a tutti. Allora andiamo da Enrico Rocchi, le ultimissime sul sì. Pescara e sul Lanciano, poi torniamo con Marcello Di Giuseppe. Allora, diciamo subito che questa voce di Melchiorri al Cagliari è infondata. Enrico, ti do una notizia di servizio, sta scendendo Giorgio Repetto sotto. In questo momento è passato davanti a noi. Sì, allora tra poco lo vedremo. Parlavamo di questa notizia che sta circolando perché è pubblicata su un sito nazionale, Melchiorri al Cagliari, contratto quadriennale, non è vero nulla. Federico Melchiorri resta al Pescara, quindi nonostante l'offerta del Cagliari per 3 milioni di euro, Melchiorri è stato tolto dal mercato. E chiariamo subito questo equivoco che stava creando panico tra i tifosi. Invece Alessandro Bruno e Stefano Pettinari del Latina sono, possiamo dire, ufficialmente del Pescara perché stanno firmando in questo istante il contratto con la società biancoazzurra. A Latina passa l'attaccante Sove. E poi l'altra operazione che si dovrebbe quasi sicuramente chiudere è quella del ritorno di Marco Sansovini dall'Entella. Tra un'ora, forse anche meno, ci sarà l'incontro per la firma, quindi le operazioni sicure saranno Bruno, Pettinari e Sansovini in entrata, in uscita Sov e Da Silva che passa al Brescia. Lo scambio dei portieri invece, Aresti al Cagliari, Cragno al Pescara, potrebbe anche saltare, così come è saltata la trattativa di Brugman che è richiesto dal Cesena e dal Cagliari. Però approfondiremo il discorso più tardi, dopo che avremo come ospite Di Giuseppe. Lanciano, si teme la partenza di Cerri, ma il Lanciano forse ce la farà a trattenerlo perché il Parma lo vuole, ma Leone e la presidente Samai hanno detto Cerri non si muove. Questa è la sintesi, andiamo subito da Alfredo Giovanozzi, poi stiamo aspettando qui nel salotto Bruno, il nuovo centrocampista del Pescara. Te Alfredo. Sì, grazie Enrico. Allora siamo qui a 53 minuti e 55 secondi dalla fine del mercato. Il Teramo, sarebbe ingiusto dire alza bandiera bianca, però lascia tutto così com'è, giusto Di Giuseppe? Sì, più o meno sì, non dovevamo fare tanto, quindi eravamo alla ricerca di un giocatore giusto, abbiamo tentato, abbiamo provato quelli che pensavamo erano i giocatori, gli obiettivi veri, non salvo proprio grandi sorprese che comunque non ci saranno, quindi rimaniamo così. D'altronde comunque degli innesti per noi importanti l'avevamo fatti anche prima, poi di Matteo comunque Milicevic, che adesso dobbiamo aspettare un attimino che trovi la forma migliore, però non dovevamo fare tantissimo, volevamo fare quel pezzo giusto, però doveva essere il giocatore che volevamo noi. Ecco Di Giuseppe, avete intavolato alcune trattative oggi, è stata una giornata intensa anche per lei. Questa mattina avete provato con un centrocampista del Trapani, poi uno del Pordenone, sembrava cosa fatta l'una, cosa fatta l'altra, poi il calciomercato riserva sempre queste sorprese. Vogliamo ripercorrere i movimenti di questa giornata? Ma no, gli obiettivi fondamentalmente erano Maracchi, che è quello diciamo, a cui eravamo più vicini, poi c'è stato un problemino con la società che chiaramente detiene il cartellino del giocatore. Zampa era un'idea che comunque è tramontata da subito. Chiedo scusa, in questo momento sta passando Bruno che sta scendendo sotto, questa è una notizia di servizio per Enrico Rocchi, il nuovo difensore del Pescara. Prego Di Giuseppe. Parlavamo di Zampa, centrocampista del Pescara. Alla fine il giocatore che il Trapani comunque non ha messo effettivamente sul mercato. Il tentativo, quello vero e grosso, è stato rifatto per Calvano. E credetemi che c'è stata un'offerta importante da parte del Teramo nei confronti del giocatore. La Pistoiese ha pensato bene di non dar via il giocatore, quindi a quel punto noi non siamo abituati poi a lavorare sui cartellini, nel senso che comunque non ci sembra nemmeno giusto e non è il momento di investire su cartellini. E a quel punto abbiamo dopo l'ennesimo no di Venitucci del Barletta, abbiamo deciso che poi erano i giocatori che interessavano effettivamente a noi di
manca ancora un'ora, però diciamo che salvo grossi ripensamenti che non dipendono da noi, il non mercato so a questo Marcello punto è chiuso. Non so se Marcello Di Giuseppe vuole essere consolato, Alfredo, però il San Marino è in vantaggio, diciamo 2-0 sull'Ascoli, ripeto, sì. 2-0. Allora gli giro subito la notizia, il San Marino è in vantaggio 2-0 sull'Ascoli. Ma vedi, mi sembra interessante come no, notizia. Per me non è interessante nel senso che è una notizia che chiaramente fa piacere perché è un'ulteriore soddisfazione per il Teramo. E io è quello che dico da sempre, diamo grande forza e merito a questi ragazzi perché ancora di più adesso fortunatamente dovevamo fare pochissimo. Perché io sono convinto che questa squadra ci possa dare grandissime soddisfazioni. Chiaramente mi hai dato una bella notizia, anche se penso che la partita sia iniziata da poco, quindi c'è ancora da aspettare, però c'è comunque ancora tanto da giocare, quindi al di là del risultato di questa sera penso che il Teramo renderà la vita difficile a tutti. Senti, senta, Zampa era un tentativo importante, no? Perché è un centrocampista che sta giocando in Serie B, titolare. Sì, però ripeto, io personalmente dico che il giocatore importante era Maracchi, per assurdo è un giocatore che gioca nell'ultima in classifica della squadra del girone A di Lega Pro. E per caratteristiche, per motivazione, per tanti aspetti io volevo quel giocatore lì. Sembrava fatta davvero lì e poi è chiaro che il Pordenone ha i suoi problemi, si è opposto e è andata così. Vivarini l'ha sentito, che cosa ha detto? Assolutamente l'ho sentito, Vivarini sapeva benissimo ed è fortemente concorde su una cosa, se doveva arrivare un giocatore giusto eravamo tutti felici e lui per primo. In questo momento Vivarini pensa quello che pensa tutto il resto della società, a partire dal presidente che ho sentito 5 minuti fa, quindi dobbiamo lavorare tanto. La rosa ha dimostrato di essere comunque una rosa all'altezza della situazione, fatta di ragazzi eccezionali che sicuramente adesso daranno ancora di più, ma noi non abbiamo mai avuto dubbi, quindi il mister ancora meno di me ha di dubbi, quindi con il mister non c'è assolutamente nessun tipo di problema. Ma non le resta un po' l'amaro in bocca per il fatto che questa sera, come detto, siamo ancora ovviamente nel primo tempo, però l'Ascoli sta perdendo 2-0 e magari si è primi in classifica e viste le operazioni di mercato fatte dalle altre si poteva osare? In mercato? Eh sì. Ma a me piace usare a luglio, a giugno, perché io penso che chi opera tanto a gennaio è perché solo perché tante volte ha sbagliato a fare tante cose nei mesi estivi. Io fondamentalmente ogni anno faccio pochissime cose in questo periodo e sono contento e soddisfatto di questo perché vuol dire che abbiamo lavorato bene prima. È normale che, ripeto, noi non ci saremmo sicuramente tirati dietro, il presidente in primis, se c'era l'acquisto giusto da fare. Chiaramente io andavo cercando giocatori importanti che giustamente sono importanti anche per gli altri, quindi nel mercato ci può stare. Noi non siamo una società che arriva lì e fa spese folli, quindi offre soldi che non vale la pena spendere per i cartellini, quindi ripeto, l'acquisto giusto non è arrivato, però questa squadra ha dimostrato e dimostrerà ancora di essere all'altezza della situazione. Sui movimenti delle altre? Ma ho avuto talmente tanto da fare io. L'Aquila per esempio non riesce a concludere in questo momento, non so se è cambiato qualcosa. Però sì, sapevo che l'Aquila era interessata a Citro, se non sbaglio, sì. Che è un buon giocatore del Trapani. Sapevo che c'era una trattativa, penso che sia ancora una trattativa in corso. È un buon giocatore, l'Aquila ha fatto tante operazioni di mercato, quindi loro giustamente pensano che la squadra vada rinforzata facendo 6-7 innesti. E la domenica poi si va a giocare, quindi da domenica si riparte. Bene, grazie a Marcello Di Giuseppe, riparte subito ovviamente per Teramo. Vorrei andare a vedere domani il Viareggio se possibile, quindi probabilmente il passaggio è un po' più lungo. Bene, grazie a tutti. Grazie a Marcello Di Giuseppe, che lasciamo ai colleghi di Sport Italia, Luca Cilli. E allora, avete ascoltato, nulla di fatto per il Teramo. Io vorrei
darti un input, Andrea, se è possibile, quello di contattare telefonicamente il presidente Luciano Campitelli per sentire cosa ne pensa lui su questa situazione e su quello che sta accadendo, se è possibile. Io ti do alcune notizie invece di mercato per quello che riguarda la Serie B, se riusciamo a contattarlo subito. Campitelli, così fresco. Giro la palla a Maurizio Daguin in regia. Vince. Allora, scusami. Allora, ti do alcune notizie di mercato per quello che riguarda la Serie B. Le ultime, il Crotone ha preso Rabusic dal Verona. La Virtus Entella ha avuto in prestito un giovane del 97 della Juventus, si tratta di Stefano Pellizzari, mentre il Vicenza ha preso dall'Atalanta, di proprietà della Juve, quindi la Juventus, via Atalanta, Leonardo Spinazzola. 21 anni. Il Frosinone ha avuto l'attaccante Lupoli dal Varese e poi quello che viene definito come colpo di mercato, Santana dal Genoa. Il Perugia ha preso Ardemagni, Del Prete e Faraoni, tre acquisti dunque per il Perugia. Il Trapani invece, Davis Curiale, attaccante dal Frosinone. Queste le notizie principali per quello che riguarda il mercato della Serie B. Io vedo Enrico Rocchi che si sta girando in attesa che ovviamente Bruno è uscito, è passato insieme al Repetto, sono scesi sotto al box, quindi evidentemente sono andati a firmare il contratto e fra poco dovremmo vederli passare proprio qui in questa zona dove vanno a depositare i contratti, perché come vedete dietro quella porta si depositano i contratti. Mancano un'ora, 44 minuti, 35 secondi, il countdown è proprio dietro alle nostre spalle. Beh, non so se abbiamo contattato Campitelli, perché a questo punto è la cosa principale da fare. Lo stiamo facendo, Alfredo. Presidente Campitelli, devo dire, a questo mercato teneva molto, puntava molto sul mercato, alla luce del fatto che poi il San Marino sta vincendo 2-0 con l'Ascoli. Questo significa che al termine di questa giornata di campionato il Teramo è primo in classifica, ovviamente insieme all'Ascoli e alla Reggiana, e non è poca cosa, perché questo significa che lì è tutto. Da questa sera si giocherà con le forze che si hanno a disposizione. Prendo ancora qualche istante di tempo per ricordarvi insomma quelli che sono stati i movimenti di mercato. L'Aquila sta provando a chiudere con Nicola Citro, l'attaccante del Trapani, classe 89, ma sono in riunione da questo pomeriggio con un ritorno fastidioso. Allora, Alfredo, dovremmo avere il presidente Campitelli. Presidente, sì, ci ascolta, buonasera. Sì, ascolto. Buonasera presidente. Allora, buonasera. Abbiamo ascoltato poco fa il direttore sportivo Marcello Di Giuseppe, con cui lei si è sentito poco fa. Allora, sì, un giudizio sulla chiusura sostanziale del mercato del Teramo. Alla fine la grande occasione non si è presentata, nonostante ci abbiate lavorato con Calvano ad esempio, che è stato l'ultimo tentativo, ma anche con il giocatore del Pordenone. Ma io credo che noi innanzitutto dobbiamo dirci bravi, perché siamo riusciti, abbiamo voluto non cedere le due nostre punte che ce l'hanno chiesta mezza Lega Pro, e quindi lì siamo stati molto bravi e siccome ci vogliamo credere fino alla fine, per noi ci crediamo senza nessun problema. Poi abbiamo preso Di Matteo in un periodo dove nessuno ne ha parlato, ma abbiamo preso un grande calciatore. La mezzala l'abbiamo presa a Pescara, Milicevic, sì, e quindi rientrerà Fiore
a breve, è tornato Vigili che ci può dare anche una mano, quindi noi siamo molto contenti. Se capitava sicuramente la ciliegina la potevamo sicuramente mettere all'opera, avevamo anche volevamo fare un investimento anche importante economicamente. Non è capitata perché il Pordenone all'ultimo momento si è tirato indietro perché il ragazzo voleva firmare con noi per 2 anni e quindi c'è stato un problema tra di loro e quindi noi il nostro rafforzamento c'è stato, era quello che volevamo, adesso dobbiamo ripartire già da domenica a Gubbio per vincere le partite, perché oggi se ci vogliamo credere penso che dobbiamo o vincere o perdere, perché il pareggio è un risultato che non... Presidente, può essere più esplicito sulle richieste avute per la Padula e Donnarumma, perché si è parlato di Ascoli Salernitana, ormai a bocce ferme possiamo dire qualcosa in più magari? Tante società, tante società importanti, Casertana, Lecce, per dirti le più importanti, ma noi siamo stati fermi, ma non abbiamo neppure voluto allargare il raggio d'azione, perché abbiamo detto che erano incedibili e quindi così sono stati. Andrea? Sì, allora c'è Alfredo che ci chiama la linea da Milano. Allora, sì. Allora, torniamo, lasciamo il presidente Campitelli un attimo, andiamo alla postazione di Enrico Rocchi perché vediamo se ci sono delle novità sul Pescara, perché dovrebbero esserci e poi commentiamole anche insieme. C'è ancora qualche problema per la postazione di Enrico Rocchi? Non ho il ritorno. Allora, sono in attesa di vedere il ritorno di Enrico Rocchi, nel momento in cui lo vedremo magari potremo tornare a Milano. Però Presidente stava proseguendo con la sua disamina appunto sulle squadre che hanno cercato i due gioielli del Teramo. Ma noi se eravamo un'altra società forse si pensava a incassare e quindi noi non l'abbiamo voluto fare perché crediamo che loro possono essere la forza in più per arrivare fino alla fine tra le prime posizioni e quindi noi siamo contenti di come abbiamo chiuso tutto. Se veniva quel Piero Locchiello, ripeto, ma io non credo che nel periodo di dicembre, di gennaio, ci possano essere giocatori importanti che possono andare via. Presidente, c'è Paolo Renzetti, il collega che vuole fare una domanda. Sì, Presidente, buonasera. Ha sentito che l'Ascoli sta perdendo 2-0 a San Marino? No, non l'ho sentito e non mi interessa perché, ripeto... Perché poi quello che si dice, tutte queste squadre che tendono di rimportarsi, alla fine li buscano tutte. Io non dico niente, dico solo che noi abbiamo il miglior centrocampo, perché se l'Ascoli sta perdendo siamo ancora primi, e credo che questo centrocampo meriti di essere confermato in blocco, e più abbiamo fatto un altro paio di acquisti anche a centrocampo, quindi noi ci riteniamo di avere con questi e quelli nuovi la giusta forza per poter competere. L'Ascoli a che minuto sta? Siamo intorno al trentesimo, al trentacinquesimo. Del primo tempo? Sì, trentacinquesimo. Ma è lunga, ma il San Marino è avanti 2-0 e comunque per la squadra del Picchio non si è messa bene questa serata e questa è comunque una buona notizia almeno per il momento per il Teramo. Quindi insomma Presidente possiamo... Che ha preso il Pescara?
Il Pescara è in itinere il mercato, però diciamo che si va per gli acquisti di Pettinari, di Bruno e il ritorno di Marco Sansovini. Questi sono i colpi principali in entrata. Ma Bruno che è l'attaccante. Certo, c'è Paolo De Carolis. Sono Paolo De Carolis. Volevo chiederle, salve, sempre un piacere sentirla perché è una persona simpatica ed intelligente, oltre che molto franca. Ma gira a Pescara una voce da un po' di tempo, no, io non, certo. non so se posso farla questa domanda, ma gliela faccio perché sa sì. Che insomma gliela faccio con buon cuore, diciamo. Sì. Ma si dice che Sebastiani sia un suo socio nel Teramo, è vero? Perché glielo chiedo? Perché mi sono accorto che era interessato al Pescara, quindi ho pensato, ho fatto 2 più 2, ho sbagliato? Ma noi non siamo soci né lui del Teramo né io del Pescara. Stimiamo sia il Teramo che il Pescara perché noi siamo amici veri e senza che ce lo dicano gli altri, ma lo siamo. Quindi tra due persone che si stimano ci si collabora tanto l'uno con l'altro. Ma noi non dobbiamo dire cose che non esistono, quindi lui è un grande presidente a Pescara e io sono un presidente a Teramo. Lei è un grandissimo presidente, è una persona per bene che sta facendo benissimo a Teramo e soprattutto mi consenta, ha un allenatore fenomenale. Ecco, questo forse dissi in tempi non sospetti a Sebastiani, che forse è già un allenatore pronto per poter allenare una squadra importante. Ma Vincenzo viene da Pescara, ha ancora un anno di contratto col Teramo, quindi rimarrà ancora a Teramo per un anno e poi vedremo. Ce lo sta preparando. Grazie presidente, in bocca grazie al lupo, le auguro il meglio della vita. Grazie presidente. Grazie. Grazie presidente. Grazie, buonasera. Bene, allora sulla notizia, però, diciamo che la risposta è un po' in linea con quello che mi aspettavo, che comunque anche perché questa voce se gira se non formalmente, però che comunque ci sia un forte legame tra le due persone, Campitelli e Sebastiani, sì, questo è molta e tra le due umana. Società sì. Questo lo si capisce anche dalle operazioni di mercato che ma dalle sue domande, cioè lui la prima domanda che ha fatto certo. Dopo aver chiuso la parentesi Teramo ha chiesto senza che nessuno gli dicesse nulla, cosa ha preso il Pescara? Perché lui è un tifoso dell'Inter, è un tifoso del Teramo, ma è un tifoso anche della squadra che per anni ha rappresentato l'Abruzzo, cioè in il Italia. Pescara, quindi è chiaro che lui si interessa proprio poi amico di Sebastiani per il suo essere genuino è tifoso, quindi è una delle domande, no, che io dico cosa ha fatto, chi ha preso, chi ha ceduto. Io credo che Teramo si debba tenere stretto un presidente così, perché sanguigno, spontaneo, immediato, cioè poi molto generoso. Assolutamente, quindi assolutamente. Ritengo che insomma avercene di presente così. E che poi in sette anni ha portato il Teramo dal campionato di promozione al primo posto in Lega Pro. Qualcuno no, se ne lo dimentica. Qualcuno se ne scorda. Senti Paolo, quindi tornando al Paolo Pescara, quale? Paolo 1 e 2? Paolo De Carolis, riparto da te. Perché abbiamo iniziato con la pillola di anteprima, tu non eri presente, no? Con questa che non era una semplice voce, era ben di più sul fatto di Melchiorri. Ora, ma guarda, ha terrorizzato l'intero pomeriggio, certo, dei tifosi del Pescara. Sul credo. Nostro sito, anzi abbiamo onestamente, faccio pure questa confidenza, ho ricevuto anche telefonate sul mio numero privato per questa notizia di Melchiorri, che io consideravo, però vedi cos'è poi quando la voce no, gira è tendenziosa, quindi ho dovuto a più riprese dire ma non ne so nulla, avevo fatto delle verifiche. Poi la volontà del giocatore è stata sempre molto chiara, io voglio restare a Pescara, l'ha detto, l'ha ribadito il suo procuratore che è persona, mi dicono, molto seria. Non capivo per quale motivo nelle ultime ore proprio potesse riprendere corpo una simile trattativa. Evidentemente sai, il mercato ha anche bisogno di voci che servono a tenere desta l'attenzione anche sul nostro mondo. Però insomma, anche perché è assurdo pensare, dopo aver visto andare via
Maniero, togliere Melchiori significava... Beh, o hai l'alternativa pronta ed è un sì, nome di spicco, un Artemagni ad esempio. Ma prendi Osvaldo, prendi Ibrahimovic, non lo so, l'alternativa oggi... Un giocatore come Artemagni poteva compensare la partenza di Melchiori, perché poi comunque metti in cassa anche tanti soldi però, che ti possono essere utili. Io sono innamorato calcisticamente parlando di Melchiori, io ritengo che sia uno dei più forti attaccanti in circolazione, pronto già per fare il salto con, nella massima serie, quindi... Poi tra l'altro un giocatore che quest'estate è stato preso dal Pescara a parametro zero dopo il fallimento del Padova, quindi comunque... Era a disposizione di tutti. Era a disposizione di tutti, però il Pescara ci ha creduto più delle altre e ha preso questo giocatore che sicuramente se dovesse continuare ad offrire queste prestazioni quest'estate rappresenterebbe e rappresenterà sicuramente uno dei pezzi forti del mercato, non del Pescara ma di Serie B. Comunque Andrea, a proposito sì, di questa che tu dicevi, questa voce di Melchiori, bisogna dire che abbiamo ascoltato Enrico Rocchi e ci ha detto che Pescara non ha mai preso veramente in seria considerazione l'ipotesi di cedere Melchiori. È altrettanto vero però che questa voce comunque girava, anche perché è stata rilanciata anche da alcuni siti, da uno in particolare, tutto mercato web, ma anche da qualche sito di Cagliari, perché Cagliaritano, perché la ripresa legato, ho visto il tempo, certo, visto l'ora ed era ripresa la notizia. Certo. Cioè è nata da tutto mercato web. Senti, diciamo anche che sono stati depositati contratti, sono operazioni minori, di Luciano Becasis, questo ragazzo argentino classe 90, un terzino che resterà a Pescara almeno fino a giugno e poi si valuterà se poterlo avere, poterlo contrattualizzare anche successivamente. E poi Simone Monni, ti ricordi, ne abbiamo parlato ieri Paolo, questa voce che era uscita già ieri su tutto mercato web, che ora ha trovato la sua conferma, ma lo aveva scritto anche lo stesso ragazzo su Facebook che era destinato a Pescara, ragazzo stava venendo a Pescara. Sì, ormai è del Pescara, ex Primavera del Siena, poi dopo il fallimento è passato alla Primavera del Torino e ora viene a Pescara, classe 96, peraltro dalle referenze sembra essere un giocatore davvero di grandi prospettive, probabilmente andrà a rinforzare la Primavera più che la prima squadra, però è un altro giocatore che arriva al Pescara. E poi queste operazioni che devono essere sostanzialmente ratificate solo da un punto di vista formale, che bilancio allora è già possibile dare del mercato del Pescara, anche alla luce dei movimenti fatti in precedenza, con l'innesi ad esempio di Fornasier, di Rossi, il ritorno di Andrea Gess, e poi queste trattative dell'ultima ora con Pettinari, con Bruno e con il ritorno di Marco Sansovini. Ma guarda, io in questi casi faccio un po' come si usa in medicina, no? Primo, non fare danni. Ah, poi vi voglio sentire sulla questione legata alla fidanzata di Da Silva. Ma noi ci abbiamo aperto. Io vi ho visto però, Paolo. Veramente io ero un po' contrario. Guarda, però Enrico sai, deve parlare. No. Che ho un collega che conduce il programma insieme a me, spesso mi sfugge, anzi lo saluto, Luca Teseo, Nicola Di Giovanni. Voglio dire, io in questi casi faccio come si usa in medicina, un bravo medico la prima cosa che deve fare non deve fare danno. E questa volta, dopo 3 anni, il Pescara non credo che abbia fatto grossi danni. Se ricordiamo, il primo anno in Serie A, la finestra di mercato di gennaio, furono fatti sconquassi. Certo. Quella successiva, come ricorderete tutti, furono fatti sfracelli. Adesso non sono stati fatti danni, anzi, secondo me, la squadra, che se ne dica, nonostante la cessione di Maniero, è sicuramente rinforzata rispetto a quella che era prima dell'apertura della finestra di mercato, perché in realtà hai perso Maniero, Sowe che ha giocato poco, Da Silva che ha giocato poco, però poi hai preso Fornasier, hai preso Rossi, hai preso Gess, ma hai preso soprattutto adesso questo ragazzo del Latina, Bruno, e quindi insomma aspettiamo Sansovini, credo. Pettinari che... Scuola Roma, se non sbaglio. Sì, Pettinari, scusa, ho avuto un momento di amnesia. Andrea. Sì, Alfredo. 23 Andrea. Anni. Alfredo.
Ecco, allora una notizia, un'informazione che poi puoi coinvolgere anche Enrico Rocchi. In questo momento è passato Mauro Facci, direttore sportivo del Latina, con i contratti in mano. Evidentemente c'è stata la firma nel box del Pescara, però non è entrato qui dove c'è la Procura Federale, ma è andato fuori, evidentemente è andato a far firmare il contratto a qualcuno del Pescara o a qualcuno del Latina. Insomma, adesso verremo con maggiore certezza quando Facci rientrerà qui e ovviamente poi dovrà per forza di cose entrare a depositare il contratto, quindi questo è in tempo reale, insomma, perché voglio ricordarlo, noi siamo qui e seguiremo ovviamente dando tutto lo spazio che merita alla Serie B quello che sta succedendo, perché questa storia del Pescara. Sì, un'ora e 26 minuti mancano, quindi insomma in teoria manca ancora molto, però siccome non è una partita di basket non è che si possono fare le trattative poi in così poco tempo, però Mauro Facci è passato con dei contratti in mano, io non so se Enrico lo ha incrociato sotto nel momento in cui è uscito, però nel box del Latina penso ci siano a questo punto Bruno, i procuratori e non so, non ho visto nessuno del Pescara passare, è passato prima Peppino Pavone ma è andato da un'altra parte, quindi ecco, vediamo, io non so cosa ne pensano i tifosi, questo vorrei sentire. Sì, tra poco andiamo da Valerio, però stavi finendo la tua disquisizione, Paolo. Devo dire che alla fine quest'anno, se le cose restano così, hai tenuto Melchiorre, hai tenuto Brugman, cioè la parte, l'ossatura, lo scheletro, anzi gli elementi fondanti di questo gruppo sono rimasti, a differenza di quanto era accaduto negli ultimi 3 anni, per cui ritengo che si possa esprimere compiuto e pienamente un giudizio positivo sul gruppo, sulle operazioni di mercato del Pescara. Cosa che non abbiamo fatto in precedenza. Vediamo adesso se arriva Sansovini, vediamo Andrea, perché Andrea, sai. Io non so se il problema. Se il problema audio con Enrico Rocchi è stato risolto. Voglio sentire se c'è a questo punto per cominciare a trattare il Pescara proprio con Enrico, perché questo è il suo spazio ovviamente. Enrico? Non è che è stato fatto prigioniero? Non lo sentiamo ancora, Enrico Rocchi? Non lo sentiamo ancora. Gatto cospicuo per Rocchi. Certo, perché il milanese. Perché lunedì prossimo allora, questo spazio torna a essere suo con replay. Io tra l'altro, Andrea, volevo un attimo parlare anche di questi due ritorni importanti, anche a livello diciamo di spogliatoio, che sono quelli già ufficiale di Andrea Gessa e quello molto molto probabile di Marco Sansovini. Io credo che siano state due scelte importanti e anche azzeccate dalla società, due giocatori che insomma sono molto legati al pubblico, alla piazza, alla tifoseria, e quindi questo potrebbe servire anche a riavvicinare ulteriormente i tifosi alla squadra dopo quei problemi che c'erano stati nelle scorse settimane. Poi voglio dire, un Marco Sansovini in grande forma è un giocatore che può sicuramente dare un contributo importante per l'attacco del Pescara, perché è vero che se io ti dico il fattore età. Ma il fattore età, noi, chiaro, non è un giocatore più giovanissimo, ma noi abbiamo tanti esempi di giocatori, adesso un nome per tutti, voglio dire Totti, adesso il primo che mi viene in mente, giocatore che a 38 anni riesce a giocare ancora gare intere e più partite di seguito, nonostante insomma la carta d'identità sia quella che è, quindi voglio dire, contano soprattutto le motivazioni, e credo che per Sansovini tornare a Pescara sia una grande gioia a livello personale. Se il ragazzo sta bene fisicamente, e mi risulta che quest'anno non ha avuto problemi fisici ma neanche l'anno scorso, se è motivato, tornare a giocare a Pescara
nel suo stadio, sotto la sua curva, sicuramente può essere questo un valore aggiunto, come la stessa cosa per Andrea Gessa, che nelle ultime giornate di campionato a Frosinone era stato messo un po' da parte. Quindi sicuramente sono due ritorni importanti di due giocatori che non sono più giovanissimi, ma che possono dare sicuramente una mano allo spogliatoio, insomma, e all'ambiente per riacquistare ancora maggiore entusiasmo, maggiore calore, perché diciamo francamente domenica e sabato scorso c'è stato il pareggio di Bologna, nella gara precedente c'era stata la sconfitta con la Ternana, il Pescara veniva però da tre vittorie consecutive, allo stadio Adriatico c'erano poco più di 6.000 spettatori. Io credo che questa squadra, che per quello che ha fatto, non so se Paolo è d'accordo, nelle ultime settimane meriterebbe uno stadio Adriatico con più tifosi. È vero che, come dice Baroni, dobbiamo essere noi a riportare il pubblico allo stadio, però visto che siamo entrati nella parte decisiva della stagione, insomma, se si vuole puntare ai playoff ci vuole uno stadio Adriatico con più tifosi. Sottoscrivo parola per parola, anche perché adesso non ci sono più alibi, questo è il momento caldo della stagione, la squadra ha per forza bisogno, per fare l'impresa, del suo pubblico. È già una buona notizia quella che la Curva Nord ha smesso di lo sciopero, però adesso serve riempire anche gli altri settori dell'Adriatico se davvero si vuole dare quella necessaria spinta per vincere anche un po' quella forma di timidezza, al di là comunque di qualche limite di mentalità della squadra, perché a Bologna è venuto un pareggio corroborante, però è anche vero, insomma, che... No, visto che in casa ci sono dei problemi, perché non si riesce a vincere con grandissima facilità, una presenza maggiore di tifosi, un pubblico più caldo, non mi riferisco alla curva, ovviamente parlo degli altri settori, servirebbe come il pane a questa squadra. Vogliamo sentire cosa ne pensano i tifosi, soprattutto se sono stati rassicurati dal fatto che Melchiorri, insomma, non si muove, ma Melchiorri tolto assolutamente dal mercato, e quindi ha firmato un triennale, lo sta per firmare. Con il Pescara, però è molto particolare il tifoso pescarese, lo sappiamo un po' tutti quanti, perché ok, sono contentissimi per il ritorno di una bandiera come Marco Sansovini, però io vi leggo questo commento che, diciamo, racchiude un po' tutto quanto il pensiero dei tantissimi commenti che stanno arrivando, perché dicono: e io dovrei accontentarmi di Sansovini, Pettinari, Gesse e Bruno, con questa gente si fa il salto di qualità, massimo rispetto per Gesse e Sansovini, ma non mi sembra il momento. E si lamentano del fatto proprio anche che magari non è stata presa la punta, come stanno arrivando commenti, quindi faccio l'aggiornamento. Ecco qui, da sempre dice: con tutta la stima verso Gesse e Sansovini, ma no, dico, chi abbiamo comprato il centravanti dov'è? Davvero non finisco di stupirmi. Quindi c'è anche un po' di rammarico, e questo io sto leggendo solamente due perché sono i più corti e quelli che diciamo racchiudono un po' l'umore del portare. Cioè, si chiedono: ok, abbiamo preso Sansovini, benissimo, Gessa ok, però la punta che chiedeva Baroni, il faro, l'uomo di fisico che ha chiesto anche, anche dopo la partita di Bologna, non è arrivato, perché Sansovini tutto è tranne che una punta di peso. È chiaro che il nome di Pettinari non è di grande appeal, però sono arrivate due punte, o stanno arrivando due punte, perché tale è Pettinari, è Sansovini. Io una cosa, mi sfugge a me una cosa, ne parlavamo ieri, Andrea, durante la nostra trasmissione, sembrava che fosse tutto a posto per Di Carmine della Juve Stabia. Mi sfugge qualcosa, che cosa è accaduto nella giornata di oggi, perché di Di Carmine non si parla più? Beh, Di Carmine non è stato lasciato dalla Juve Stabia. Si è proprio irrigidita la squadra campana. Presidente Magnello. Però c'era l'accordo tra i giocatori pescari. Sì, ma infatti lì poi, per evitare di andare a pestare i piedi allo scontro, allora si sono tirati indietro. Però io dico una cosa: quanti sanno quali sono gli attaccanti di ruolo a disposizione di Baroni oggi? In realtà ne sono diversi, Pettinari, Sansovini, Pasquato, Melchiorri, Caprari, volendo anche Politano. Scusate, 5/6. Con possibilità di andare a pescare, per esempio, Spinelli di Rocco, fatto un errore concettuale. Certo, sono comunque diversi. Non mi sembra che sei attaccante comunque con caratteristiche varie.
possono, cioè Caprari è un bel giocatore, Pettinari a me personalmente, certo il problema è che non è... I tifosi però forse si riferiscono al fatto che... Alla sostituzione di Maniero. Di un attaccante con le stesse caratteristiche di Maniero. Però le stesse caratteristiche... Valerio aveva proprio chiesto, subito anche dopo la partita di Bologna, un centravanti di peso, e questo che sottolineano i tifosi, cioè non è arrivato questa tipologia di attaccante, nessuno mette in dubbio sicuramente le qualità, sì, però di Pinari, Sansovini, però il peso, la forza fisica non c'è. Allora, probabilmente, cioè, se si tratta di forza fisica, allora devi andarti a riprendere, ti togli Maniero, ti vai a riprendere Sforzini. Perché certo. A sto punto, cioè, se il discorso è tanto per tanto, il discorso è che queste scelte, il discorso va fatto dentro una logica, una strategia di mercato che la società ha fatto con l'allenatore. L'allenatore ad oggi pomeriggio non ha fatto nessuna dichiarazione. Parla domani a testimonianza che sarà stato chiamato in causa Barone oppure l'usciere della Pescara Calcio, l'allenatore l'avranno chiamato, no? E gli avranno detto questi giocatori che prendiamo, cioè Pettinari. Scusami, Caputo stesso che ha più appeal, ma Caputo non è un bisonte. Bravissimo, cioè perché lui ha. Però Caputo è un nome che fa contenta la piazza perché è uno che ha fatto tanti gol e ha un suo pedigree. Pettinari è un giocatore molto giovane, ma le caratteristiche di Caputo e Pettinari non è che divergano così tanto, anzi, forse Pettinari ha qualche centimetro. Bravissimo, io lì ti volevo perché Pettinari il centrale l'ha fatto, il centrale certo. D'attacco l'ha fatto. Anche a Crotone, se non sbaglio. A Crotone l'ha fatto e lo ha fatto molto bene. Però se poi i giocatori di B non si conoscono, cioè si conoscono solo per fama, ma non per averli visti in campo. A Crotone Pettinari ha fatto l'attacco. Allora io mi sono collegato qui sul mio iPad e leggo le stagioni di Pettinari, 90 partite nel Crotone dal 2011-2014, 15 gol. Sì. È lo stesso pedigree più o meno di Carmine, che ha qualche anno in più. Sì, c'è un giocatore che ha tante presenze, ma non tanti gol in relazione alle presenze che ha fatto. Però ha giocato di meno, cioè, sì, e poi quest'anno con il Latina 20 gare, un gol. Quest'anno ha giocato con maggiore continuità. Certo. A Pescara. A Crotone ha giocato sempre. Valerio, voleva aggiungere qualcosa rapidamente perché dobbiamo andare in pubblicità? No, dicevo, sottolineavo il gol proprio a Pescara, Pescara-Latina, la gara di andata. Vero, la partita di quest'anno. Ok, ci fermiamo, primo break per noi. Eccoci rientrati, prosegue la nostra diretta speciale calcio mercato con le nostre finestre dall'Ata Hotel di Milano. Abbiamo già ascoltato il DS del Teramo Marcello Di Giuseppe, presente a Milano. Abbiamo ascoltato in collegamento telefonico anche il presidente biancorosso Luciano Campidelli. Siamo in attesa di altri ospiti dall'Ata Hotel. Vedo ora in postazione Enrico Rocchi. Non so se possiamo tornare a Milano per riprendere il discorso che stavo facendo in studio. Enrico. Dai, 5 minuti. No, ci sta Enrico. Enrico. Ecco, sì, diciamo subito che l'assenza da questa postazione è dovuta al fatto che nei box della Serie B sono impegnati Giorgio Repetto e Pavone per il Pescara, e poi c'è anche Andrea Iaconi per il Brescia, c'è il giocatore acquistato dal Pescara Bruno. Ricordiamo che anche la notizia di Sansovini, non so se da voi è stata già data, si può dare per ufficiale. Ci scusiamo per questo ritardo nell'inserimento per il Pescara, ma andremo avanti ovviamente fino alle 23:30 con ospiti che si alterneranno in questa postazione. Capite bene che qui a Milano non è facile distogliere dall'attenzione gli addetti ai lavori quando stanno per perfezionare le trattative. Di conseguenza siamo in attesa dell'arrivo di Bruno, c'è anche il procuratore Rebesco, così sentiremo il nuovo centrocampista del Pescara che
Ecco, fra 5 minuti arriverà il direttore generale del Pescara Giorgio Repetto, con il quale faremo un quadro completo, poi restituiremo la linea nell'altra postazione ad Alfredo Giovannozzi, quindi questo ritardo che c'è stato dalla nostra postazione è proprio per il fatto che si è allungata la trattativa per la firma globale, perché mi dicono che ancora non c'è la firma di Sansovini, sì, si dà per ufficiale, ma Sansovini deve ancora firmare il contratto, quindi qualche situazione ancora da definire. È un mercato che lascia sempre delle grosse sorprese, però abbiamo parlato intanto anche con il procuratore di Melchiorri, che ci ha ribadito la volontà del giocatore di restare a Pescara nonostante questa offerta che è arrivata dal Cagliari, un'offerta che poteva anche sconvolgere il giocatore. Invece Melchiorri ancora una volta ha ribadito di voler giocare con la maglia del Pescara. Per quanto riguarda lo scambio dei portieri, qualcuno sostiene che si può ancora fare tra Aresti al Cagliari e Cragno al Pescara. Certo è una situazione un po' difficile e quindi direi tra poco possiamo alternare Alfredo Giovannozzi nell'altra postazione, perché c'è il direttore sportivo dell'Aquila. Ovviamente questa puntata di replay è un po' diversa dalle altre perché coinvolge tutte le società abruzzesi, quindi non è un solito replay dedicato al Pescara, ma è una fase che vede coinvolte tutte le realtà della nostra regione, Pescara, Lanciano, L'Aquila e Teramo, quindi credo che tra qualche istante Alfredo Giovannozzi possa portare anche un responsabile dell'Aquila Calcio e poi la fase successiva sarà interamente dedicata alla Serie B, la Serie B che ha movimentato un po' tutta la giornata anche per questa notizia di Cassano, Bologna, Bari e Catania, l'hanno fatta da padrona. Allora non so se Alfredo ha già in postazione l'ospite dell'Aquila. Sì, Enrico, ho il responsabile dell'area tecnica, Ercole Di Nicola. Allora, cosa avete fatto? Avete chiuso questa trattativa con Citro? La trattativa è a buon punto, mancano ancora dei dettagli, però spero che prima del gong finale riusciamo a portare a casa questo talentuoso calciatore che sicuramente può fare la differenza nella nostra squadra. È l'unico movimento che avete fatto? Abbiamo dato Bernasconi al Monza, però ecco, questo era un giocatore che seguivamo da tempo, è un giocatore che tutta la Lega Pro seguiva e abbiamo lavorato a fari spenti, nessuno sapeva di questa trattativa che stavamo portando avanti e oggi penso che di dire che forse è stata fatta la strategia giusta e quella vera. Secondo lei ne uscite rinforzati oppure no? Beh, o rimanete come siete? No, sicuramente, penso che con Citro abbiamo fatto un colpo importante, un giocatore che riesce a dare imprevedibilità, riesce a spaccare le partite, riesce ad avere gol nelle gambe. Eravamo già forti lì davanti e penso che adesso ci siamo rinforzati ulteriormente. Bene, grazie ad Ercole Di Nicola, poi verremo quando passeranno per depositare il contratto. Enrico, se vuoi una notizia, ripeto, adesso è stato chiamato al telefono e sta tornando indietro, sta tornando in albergo, sì, evidentemente c'è qualche problema. Sì, agitato perché non si riesce a chiudere questa storia quando manca un'ora per Sansovini, quindi è ancora tutto da rivedere. Lo aspettiamo comunque in postazione perché ci ha detto tra poco arriverò, dovremmo avere anche altri ospiti da Serie B, soprattutto stiamo aspettando Alessandro Bruno, il nuovo centrocampista del Pescara che ha firmato il contratto, quindi ufficialmente del Pescara. C'è il suo procuratore che Rebesco, anche lui un po' nervoso, non sappiamo questi stati d'animo da cosa nascono. Il direttore sportivo del Latina Facci ci ha confermato che è tutto a posto, quindi sai, bisogna interpretare il pensiero di questi protagonisti qui al mercato. Guarda Enrico, Facci, te l'ho detto prima, è passato, è uscito dal Lato Hotel con in mano dei fogli.
e penso che adesso gli sia andato dietro anche Repetto, perché questa trattativa, sia quella con Sansovini che quella con il Latina, ancora non trovano quella che sarebbe la più giusta e degna conclusione, secondo me. Non so se sei d'accordo. Beh, sì, l'accordo c'è. Non capisco quale possa essere il problema per dare l'annuncio ufficiale. Comunque il giocatore ha anche detto che tutto a posto, ho firmato, quindi non so di che fogli si tratta. E invece c'è curiosità per quanto riguarda la trattativa con il Cagliari per i due portieri. Ricordiamo che il Cagliari ha premuto fino alla fine sia per Melchiorri che per Brugman, e la società ha resistito a questa grossa offerta. Pensate, in giornata un sito nazionale aveva riportato la notizia: Melchiorri quadriennale al Cagliari, e lì si è scatenato, ovviamente non so se hanno già parlato in studio di questo argomento, così come si è parlato a lungo anche di altre operazioni, e soprattutto si è parlato dell'atteggiamento di Da Silva e fidanzata dopo il trasferimento al Brescia. Certo, non è stato un comportamento che è piaciuto né alla società, al tecnico, alla squadra del Pescara, né tantomeno all'ambiente, perché nel calcio si può anche non giocare, ma ci vuole stile per decidere di trasferirsi. Scusa, Enrico, altrove. Ma in questo momento segnava il countdown un'ora esatta alla fine del calciomercato, adesso 59 minuti e 52 secondi, quindi meno di un'ora, meno di 60 minuti alla chiusura del calciomercato. E i dirigenti... Ecco, io vorrei sapere un po' da Valerio De Carolis, dal sito di forzapescara.com, come stanno un po' commentando i tifosi, quanto sta accadendo. Mi spiace che gli ospiti siano in ritardo in questa postazione, però ovviamente non dipende dalla nostra volontà. Non so, Valerio, se mi ascolta. Sì, Enrico Valerio, ti sento. Lui, perché c'è anche il direttore Paolo De Carolis, quindi... Ti sento, Enrico, ti sento benissimo, e stavamo proprio parlando qualche minuto fa, e magari giro anche a te la curiosità, a chi arriverà, anche al direttore Repetto. Hanno sì, gradito ovviamente, ecco. Hanno gradito ovviamente il ritorno di Marco Sansovini, di Gessa, però... chiedo scusa, però avviso la regia che io non sento Valerio De Carolis, lo sento bassissimo da lontano e non ho... Mi senti, Enrico? Sì, se si può alzare dalla regia probabilmente di TV6. Enrico, ok. Dimmi, Valerio. Ok, dicevo che praticamente hanno gradito il ritorno di Marco Sansovini e di Andrea Gessa, però tutti quanti si stanno ponendo la domanda del perché non è arrivato un attaccante di peso, come ha detto Barone a Bologna, un faro per il compagno ideale per Melchiorri, un attaccante importante. Si parlava di Carmine, poi la trattativa non è evidentemente arrivata a conclusione, Enrico. Io intanto mi inserisco, Enrico, scusami. L'attaccante che in pratica... Enrico, scusami, mi inserisco, sì, per dare qualche aggiornamento. In Serie B, Spezia Avellino sempre 0-1, ma Spezia in 10 uomini per l'espulsione di Migliore. Ora siamo al 27esimo della ripresa. In Lega Pro, in pochi minuti l'Ascoli ha rimontato. San Marino-Ascoli 2-2 con le reti di Addae, splendida, con un tiro da 35 metri e il pareggio di Altinier. Enrico. Sì, ecco, un attimo Andrea, perché sta arrivando l'ospite che aspettavamo. Si tratta di Giorgio Repetto, eccolo qui. Buonasera Giorgio. Eccolo qui. Siamo in diretta, quindi Giorgio, stiamo raccontando quanto è avvenuto in questa lunghissima giornata. Allora, a che punto siamo? Manca un'ora. Ma avete aggiunto un po' gli obiettivi, questa trattativa lunga. Come sempre, tutto quello che si poteva fare magari 10 giorni fa si fa nelle ultime 4-5 ore, quindi questo vale un po' per tutte le società. Sì, per tutti. Stiamo depositando i contratti di Bruno definitivo, Pettinari in prestito dalla Roma, e Sansovini prestito con diritto di riscatto, e questo... Logicamente Sansovini deve mettersi a posto anche con l'Entella, ma insomma, pensiamo che sia tutto a posto, perlomeno che sia in via di definizione. Sou è andato a Latina e Da Silva attraverso il Chievo è andato a Brescia.
Allora, raccontiamo questa voce che si è sparsa in giornata, addirittura su un sito, di Melchiorri al Cagliari, contratto quadriennale, quando voi da diversi giorni avevate già respinto le offerte del Cagliari, però ha insistito molto la società sarda. Beh, io credo che... Per Melchiorri e Brugman poi. Beh, comunque per Melchiorri c'era stata un'offerta veramente pesante, una bella, un'offerta molto economicamente molto vantaggiosa. Si è deciso di ritenere il giocatore perché pensiamo che non sia giusto smantellare la squadra, andiamo avanti con i giocatori che abbiamo, stessa cosa per Brugman, anche il Cesena ce l'aveva chiesto, ma credo che sia un giocatore che l'anno scorso ha dimostrato di essere di un livello superiore alla Serie B e noi contiamo di avere il suo apporto in queste 18 partite che mancano alla fine. Il presidente della Juve Stabia invece proprio non ha mollato nulla, è stato, no, più il giocatore. Con la Juve Stabia non c'è stato verso, ma devo dire che tutto sommato me l'aspettavo, perché loro sono a soli 6 punti dal primo posto e difficilmente potevano rinunciare alla loro punta principale. Sì. E ricordiamo anche per Čolek della Sampdoria che il giocatore non è voluto scendere, temeva di perdere la nazionale. Sì, l'allenatore della nazionale gli ha detto che se fosse andato in Serie B non avrebbe potuto più convocarlo, per cui è una scelta societaria. Non so se nel frattempo siano riusciti a trovargli una collocazione o in Italia o all'estero in Serie A, sinceramente non lo so. Credo che ci sono ancora dei mercati aperti fino al 15 e può darsi che magari lo muovano dopo, però per noi è successo questo. Lo scambio dei portieri con il Cagliari, Aristi Gragno, perché non è stato possibile realizzarlo? Ma no, io sinceramente non è che ne fossi completamente a conoscenza, credo che non ci fosse una volontà ben definita, anche perché era uno scambio di prestiti, credo, per cui Aresti ha fatto molto bene da noi, Cragno, ragazzo del 94, chiaramente abbiamo anche Vincenzo Fiorillo e quindi insomma penso che siamo a posto così. Dietro, insomma, credo che l'idea Sansovini come nasce? L'idea Sansovini è nata perché volevamo un giocatore che sapesse nell'eventualità giocare vicino a Melchiorri, e Sansovini a Pescara, non solo a Pescara ma soprattutto a Pescara, ha dimostrato di saper giocare con i vari attaccanti che erano di fianco a lui, tipo mi ricordo Ganci ed altri. Ha giocato con Immobile, con Insigne in un 4-3-3, ma io penso che lui possa fare giocatore tecnico e veloce vicino a Melchiorri, e nello stesso tempo, quando Melchiorri dovesse saltare, fare la prima punta, come ha fatto molto spesso nella sua carriera sia a Pescara che in altre città, ma soprattutto, non so, l'anno di Lerda, e così fece il centro. E centrale. Alessandro Bruno, giocatore, conosciamo. Scusa, spengo questo. Sì, vabbè, siamo in diretta. Lo so, io devo farlo, ma... Bruno è un giocatore che andava bene a noi, piaceva anche all'allenatore, giocatore di solidità, un giocatore che l'anno scorso ha partecipato alla cavalcata del Latina, ha un ottimo passato. L'ha visto motivato, sì. Sì, lui ha una gran voglia di venire a giocare con noi, credo che alla fine, tranne forse questo di Čolek, quello che volevamo fare è arrivato, certo. Non abbiamo la primissima punta nel senso di giocatore di grande nome, ma credo che la squadra abbia dimostrato fino ad oggi di saper sopperire bene. Possiamo considerarci soddisfatti? È il campo, tu lo sai, che deve sempre dare le risposte. No, l'importante è che non sia stata stravolta la squadra. No, io credo che la squadra alla fine non sia stata stravolta. Chi è andato via, a parte Maniero, rappresentavano giocatori che hanno giocato poco da noi o che pure a noi non avevano interessato, tipo Appleton, faccio un nome, certo, perché era un giocatore che magari non ci aveva soddisfatto. Gli altri hanno giocato poco con noi, preferivano cambiare aria loro, e a noi tutto sommato non dispiaceva tanto che se ne andassero. Non succederà nulla fino alle ore 23. Io, da parte mia no, però io no. Sono un dipendente, quindi non saprei. Oggi manca ancora un'ora e un po' di... No, ma non credo. Io penso che siamo arrivati alla fine e che abbiamo finito anche 50 minuti prima dell'anno scorso. Va bene. Grazie a Giorgio Repetto. E c'è... Arrivederci. Grazie a Repetto. Eccolo qui, il nuovo centrocampista del Pescara. Ci siamo conosciuti, ormai sono già 10 ore che sei, sì, qui a Milano. Si tratta di Alessandro Bruno,
centrocampista del Latina. Che giornata è stata? L'avevi mai vissuto una giornata? Ma è estenuante da stamattina fino adesso, per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi. Come nasce questa trattativa con il Pescara? Ma è nata, per la verità, 2-3 giorni fa. Mi ha chiamato il mio procuratore e mi ha detto: guarda, c'è questa possibilità, che vuoi fare? Io ho dato subito l'ok, perché comunque Pescara, a parte che ha una tradizione calcistica non indifferente, poi è una città che mi piace tantissimo, mi piace la gente, quindi ho dato subito l'ok. Hai già avuto ovviamente contatti con l'allenatore Baroni, che ti ha chiesto esplicitamente, quindi a Pescara tutti devono conquistarsi il posto in squadra e Bruno sarà ovviamente anche uno di questi. Ma senza ombra di dubbio, in ogni squadra ci deve essere la sana competizione, perché è alla base di tutto. Con la sana competizione arrivano i risultati, crescono le prestazioni e si costruisce un gruppo vincente. Io mi metto a disposizione del mister e cercherò di dare il massimo, il 110%, perché è giusto che sia così. Lo scorso anno il Latina fece un gran campionato e tu sei stato tra i protagonisti. Speri di ripetere, non dico lo stesso rendimento, ma di avvicinarvi ai playoff? Ma in ogni calciatore c'è la speranza sempre di fare meglio. Io l'anno scorso, diciamo che sono andato vicino ad un sogno. Io spero di avvicinarmi anche quest'anno, perché comunque è il sogno di tutti i calciatori, è sempre quello di fare bene. Io ci riproverò sempre e comunque dando tutto me stesso. Chi conosci come giocatore del Pescara? Non ti abbiamo chiesto se hai giocato persona, con qualcuno. Di persona conosco solo Andrea Rossi, che è stato con me alla Latina per questi 6 mesi. Poi gli altri li conosco perché ci ho giocato parecchie volte contro, e quindi so che sono ottimi calciatori, ma soprattutto brave persone, grandi uomini, perché comunque dal campo te ne rendi subito conto. Con Pettinari ovviamente parlato? Sì, con Stefano due chiacchiere, dai, speriamo che per noi sia una nuova avventura ricca di sorprese positive, speriamo bene. A Latina poi si andrà tra qualche settimana? Sì, no? Se non sbaglio fra 2-3 settimane, adesso non ricordo bene il calendario. Quindi sei pronto giusto per tornarci? Sì, come no, sì. Lì mi dispiace di aver lasciato Latina, perché è stato un anno e mezzo pieno di emozioni, però il calcio è questo, ci sono dei cicli, iniziano, finiscono, e il mio ciclo lì a Latina era concluso. Ringrazio comunque la società e i tifosi, che comunque mi hanno sempre trattato bene. Per concludere, arrivi in una piazza dove, sai, si vive e si parla di calcio 24 ore su 24, molta pressione, ecco, questo fatto ti piace oppure no? No, a me le piazze calde sono belle. Io ho giocato un po' di anni a Nocera, dove lì mangiano pane e pallone, come si suol dire, e quindi sono abituato a queste pressioni ed è bello, perché ti fanno sentire importanti, ti fanno sentire calciatori, e tu in questi casi puoi dare sempre qualcosa in più. E tu sei pronto a dare tutto in campo, come sempre hai fatto? Senza ombra di dubbio, è normale. Grazie Alessandro. Buonasera. Bruno, per questa prima intervista, in bocca al lupo. Enrico, sì, linea a te Alfredo. Enrico, allora, da Bruno al suo procuratore, Antonio Rebesco, che fatica oggi? È stata dura, però la soddisfazione è tanta. È grande, perché è stata un'operazione fortemente voluta da tutti, dove ci sono state anche delle ferite importanti, perché Bruno è dovunque è stato, dovunque ha giocato, è stato sempre prima di essere un giocatore importante, è stato un uomo, e quindi partorire questo trasferimento è stato veramente complicato. Ma siete stati qui dalla tarda mattinata di oggi, come mai siete arrivati adesso meno di un'ora dalla fine del mercato? Mi stai facendo una domanda che purtroppo, alla quale purtroppo non si può rispondere, perché non è soltanto il caso di Bruno, questo è un malcostume che noi abbiamo in Italia. Giorni, settimane di trattative, poi ci riduciamo sempre all'ultimo momento. Perché io penso che sia facilmente intuibile, però non mi va di starne qui a spiegare. Ognuno aspetta l'ultimo momento, cerca di trarre il massimo, e si arriva sempre poi in fondo
stremati come siamo. Adesso non chiedo all'oste se il vino è buono, quindi non ti chiedo, ma Bruno è il giocatore che fa il caso del Pescara, tu il Pescara qualche volta l'hai visto. Sì, ma io tecnicamente ho parlato con la società, ho parlato con tutti i membri della società e hanno individuato in lui non solo le qualità, diciamo, tecniche e tattiche, ma anche le qualità morali, perché Bruno è uno di quelli che mette sempre la faccia avanti a tutto ed è uno che si assume le responsabilità di quello che fa, per cui senza adesso voler decantare quello che poi sarà il campo a dover confermare, ritengo che possiamo ritenerci soddisfatti per aver portato in porto un'operazione bella, importante. Ti faccio la stessa domanda che Enrico ha fatto pochi istanti fa a Bruno: fra qualche settimana il Pescara torna a Latina, ma prestissimo, ecco, che tipo di accoglienza pensi che avrà? Io penso che le persone intelligenti hanno apprezzato quello che ha fatto questo ragazzo in un anno e mezzo di esperienza Latina, nonostante tutti gli antefatti e le problematiche che si erano create all'inizio per il suo trascorso con la Nocerina, voi sapete la finalissima Nocerina Latina, sì. Per cui lascia il tempo che trova, il ragazzo ha Latina nel cuore perché comunque ha passato un anno e mezzo stupendo, non dimentichiamo che a 20 minuti dalla fine, mezz'ora dalla fine lo scorso anno era in Serie A con un suo gol, per cui io penso che non ci saranno problemi, poi staremo a vedere. Grazie ad Antonio Rebesco, grazie, torniamo da te Enrico. Sì, eccomi, sono qui. Sì, ci sono perché stavo ancora aspettando qualcuno vicino ai box della Serie B, dovrebbe venire qualche altro ospite, però non so se è caso di dare la linea. Andiamo allo studio. Andiamo sì, allo per studio. Commentare le prime dichiarazioni del nuovo centrocampista Bruno e anche di Giorgio Repetto. Allora, grazie Enrico. Paolo Renzetti, che impressione ti ha fatto? Aspetto da guerriero, no? È comunque un giocatore non dal piede sopraffino, ma un giocatore da battaglia, giocatore di sostanza. Io credo che sia il classico giocatore di Serie B, il classico giocatore che serve per, insomma, per mettere quel qualcosa in più anche sotto l'aspetto agonistico, un guerriero calcisticamente parlando, un giocatore che dà tutto in campo, forse non tecnicamente eccelso, raffinato, ma sappiamo bene Andrea che soprattutto in Serie B alcune volte le partite si vincono con altre caratteristiche, con altre qualità, e probabilmente nel Pescara mancava a questo punto, è il caso di dire, un giocatore con le caratteristiche di Bruno, un giocatore che può essere utile in alcune partite, in alcuni frangenti di partite, un giocatore che può mettere quel qualcosa in più sotto l'aspetto agonistico, perché noi qualche volta, se ricordi quest'anno, abbiamo notato nel Pescara proprio in alcune gare quella mancanza in alcuni frangenti di cattiveria agonistica in alcuni giocatori quantomeno, e quindi credo che la presenza di un giocatore tra virgolette cattivo, ma in senso buono, come Bruno possa essere sicuramente importante, perché siamo nel girone di ritorno, andiamo verso la parte importante di campionato. E come dice qualcuno, bisogna cercare di vincere, ecco, le partite. Ecco il gol che stava per mandare in Latina, gol di Bruno. Sì, dicevo, bisogna vincere qualche volta le partite anche con le maniere forti, se mi consenti il termine, perché la Serie B è soprattutto agonismo. Paolo, le tue prime impressioni? Ma vabbè, insomma, Bruno è un giocatore abbastanza conosciuto per chi frequenta questa categoria. Certo, ha detto benissimo Renzetti, non si tratta di Messi, non ha piedi molto scolarizzati, però è uno che in mezzo al campo mette quella dose di agonismo che in effetti forse a questo Pescara in alcuni frangenti, specie in casa, è mancata. Quindi, cioè, magari questa parte di agonismo che il Pescara in qualche modo ha cercato di trovare, probabilmente in Bruno si sente adesso in condizioni di poterci contare, di poterci fare affidamento. Per quanto riguarda le dichiarazioni, devo dire, trasuda chiaramente dalle sue parole, ma anche dal suo volto,
così apparentemente duro, però insomma una persona di grande umanità, se è vero che le sue qualità morali sono universalmente riconosciute, tanto che a Latina mi risulta che insomma si sia un po', non dico pianto il morto, ma comunque il ferito. Senti, invece le parole di Repetto, che intanto era un po' sollevato per il fatto che non si arriverà proprio all'ultimissimo secondo, dice con un'ora di anticipo abbiamo chiuso le operazioni, al di là ora delle formalizzazioni che comunque dovranno essere. Perché qualcuno a Repetto gli ha ricordato il caso Casami. È vero, poi ti quindi evidentemente quella situazione lì brucia ancora, però devo dire il Pescara si è mosso per tempo, è arrivato per tempo, aveva obiettivi chiari, no, cioè alla fine un difensore, un attaccante e un centrocampista che poi sono lui, i tre ruoli. Ha detto sugli attaccanti, infatti, Pettinari non suscita grande interesse, ma non, domanda, smuove, no. non smuove l'attenzione, però ha risposto, ha detto che con Melchiorri Sansovini può fare più ruoli e soprattutto ha nel roster sicuramente degli attaccanti di assoluta affidabilità, certo, che può utilizzare Baroni in maniera indistinta e indifferenziata, per cui ritengo che cioè, da questa campagna acquisti il Pescara esce rinforzato, cioè intanto per il motivo semplicissimo, per il concetto che esprimevo prima, che non si è indebolito, a differenza di quanto era accaduto negli ultimi anni. Per me è una buona campagna acquisti, non è roboante, non è altisonante, però è una campagna acquisti che comunque mette dei puntelli nei tre reparti e soprattutto secondo me il Pescara da questa campagna acquisti esce rinforzata anche sotto l'aspetto dell'esperienza, ha preso gente di esperienza che magari in questo frangente del campionato, cioè nella seconda parte del campionato, sai, l'esperienza aiuta sempre, certo, molto più che in avvio quando hai bisogno più di benzina. Allora, siamo nei minuti di recupero alla Spezia, sempre 0-1 per l'Avellino, mentre di recupero, l'Ascoli sì, addirittura ha ribaltato il risultato a San Marino con un rigore di Altiniar, si è portata in vantaggio la squadra di Petrone, mancano meno di 15 minuti, San Marino 2, Ascoli 3. Il giro dei portieri alla fine non si è verificato, Paolo, meglio così? Cioè resta Simone Aresti, non arriva Alessio Cragno, oppure avresti preferito questo scambio, no? Beh, questo diciamo, Cragno, portiere molto futuribile, che era passato dal Brescia al Cagliari e sarebbe potuto arrivare a Pescara. Sì, Cragno è un portiere sicuramente di prospettiva, ma anche già oggi tra i migliori della nuova scuola di portieri, e questo senza nulla togliere ad Aresti. Aresti fino ad oggi con il Pescara aveva fatto, direi, non bene ma molto bene, eccezione fatta per l'azione dell'autogol nella gara con la Ternana, ma può accadere, può succedere, quindi io credo che non era sicuramente una priorità per il Pescara acquistare un portiere per cedere Aresti. Se poi Aresti, che è sardo, voleva tornare a casa, questo è un altro discorso. A me non risulta che Aresti abbia chiesto espressamente alla società di essere ceduto, anche perché per lui quest'anno è chiaro che giocare a Cagliari nella squadra della sua regione, nella squadra più importante della sua regione, probabilmente sarebbe stata una grossa soddisfazione, ma non credo che Aresti sarebbe diventato il titolare del Cagliari in Serie A. Bisogna invece dire che questo ragazzo comunque il salto di qualità l'aveva già fatto quest'anno, perché era passato dal Savona e dunque dalla Lega Pro in Serie B, era diventato titolare del Pescara scavalcando Fiorillo, e alla fine credo che insomma oggi Pescara si ritrovi due portieri bravi sullo stesso livello. Certo è che Baroni, ora Aresti è infortunato, Baroni deve però decidere e capire qual è il portiere titolare, perché alternare i portieri non è una cosa molto molto azzeccata in alcuni casi, quindi se Aresti è il titolare, quando tornerà a disposizione dovrà tornare ad essere però, lui. Mi sembra sia Aresti il titolare, ha saltato la partita sì, per infortunio. Quindi
Però ora giochiamo un po', visto che abbiamo tempo in attesa di tornare da, da Enrico Rocchi e da Alfredo Giovannozzi. Se sono tutti e tre disponibili, o meglio, se sono tutti disponibili, non tutti e tre, tutti e cinque, tutti e sei disponibili, nelle gerarchie di Baroni, secondo voi, chi affianca Melchiorri? Pasquato, Pettinari, Sansovini? Per me Pasquato. Ancora Pasquato? Per me, sì. con Pettinari, ripeto, senza nulla togliere a Pettinari, Pettinari è un attaccante che ha delle caratteristiche diverse da, da Maniero, quindi è un attaccante che può essere utile in determinate situazioni, in determinate partite, ma è un giocatore che credo se la possa giocare alla pari con Pasquato. Io quindi credo che Pasquato resti al momento la spalla ideale di Melchiorri. Se poi invece dovesse esplodere Pettinari, e noi ce l'auguriamo, è chiaro che le gerarchie potrebbero anche cambiare. Fosse arrivato un Di Carmine, probabilmente per caratteristica sarebbe stato forse il giocatore più Baldini. Giocatore più adatto ad affiancare Melchiorri. Le immagini che ci trovano da Milano. Sì, è un giocatore forte, un giocatore interessantissimo, un giocatore giovane che perciò ha velocità, ha spunto, ha dribbling. Noi siamo una squadra forte, una squadra che può far bene per lui. Perché Rosi è un'alternativa che serviva a Joaquin, è un italiano, lo conosciamo dai tempi di Roma, sappiamo quello che ci può dare, può essere utile. È un ragazzo che viene in prestito, che sicuramente darà il 300% per far bene. Che voto dà il mercato della Fiorentina, frate? Ma il voto non possiamo darcelo da soli, il voto ce lo danno gli altri per quello che abbiamo fatto, per quello che abbiamo costruito e per quello che faremo sul campo. Fiorentina competitiva per l'Europa che conta? La Fiorentina è una squadra competitiva sempre, l'abbiamo sempre dimostrato, poi le partite si vincono e si perdono, però la Fiorentina è una squadra che gioca bene a calcio, una squadra che vuole sempre vincere le partite, considerando che c'è anche dall'altra parte l'avversario. E l'Andawi ha rifiutato il Cesena? E l'Andawi ha rifiutato il Cesena, sì, avevamo trovato ogni tipo di accordo, siamo stati fino a 10 minuti fa nella stanza del Cesena. Vabbè, possiamo rientrare, abbiamo ascoltato delle dichiarazioni di Daniele Pradè, che evidentemente passava proprio nelle vicinanze della nostra telecamera al piano superiore, abbiamo ascoltato alcune sue dichiarazioni. Paolo, tornando a quel discorso degli attaccanti, sì. le gerarchie, secondo te, sono convinto che, cioè condivido pienamente quanto ha detto Renzetti. Credo che scusami se ti interrompo. Ieri noi abbiamo fatto una trasmissione dove abbiamo detto che a Melchiorri serve un giocatore che faccia la prima punta e gli dia la possibilità di fare il Melchiorri, di agire come seconda punta, di partire anche un po' da lontano, fronte alla porta, spaccare le difese. Se mi dite che Pasquato nelle gerarchie affianca Melchiorri... Sì, perché lui vuole due attacchi... Da quando è andato via Maniero, da quello che mi dicono quelli che sono più bravi di me, vuole due attaccanti di grande movimento che non diano punti di riferimento ai difensori. Certo. Non vuole più giocare con la boa, vuole giocare sempre con i due attaccanti che si alternano in quel ruolo. Ecco perché anche Sansovini in questo novero ha il suo perché. Non credo ci sia la possibilità di pensare ad una gerarchia diversa oggi del tandem Pasquato-Melchiorri. Se non mi sbaglio, Andrea, ci chiama la linea Alfredo Giovannozzi. Intanto finale alla Spezia, Spezia 0 Avellino 1, gol partita di Bittante al nono. Alfredo. Sì, io spero che l'intervista a Pradè sia andata, perché insomma si è fermato quasi apposta per noi, perché l'ho bloccato, nel senso gli ho fatto ricordare i tempi dell'Abruzzo, i tempi di Teramo, quelli gli ha dato un messaggio, un saluto ai tifosi abruzzesi, quindi spero si sia sentita l'intervista a Daniele Pradè. Non nella parte del Teramo, Alfredo, si è sentita solo nella parte in cui parlava della Fiorentina, perché evidentemente c'è stata una necessità. No, nella parte finale ha salutato tutti gli sportivi abruzzesi. Io nel frattempo vedo Enrico Rocchi, che dovrebbe essere in compagnia di Enrico Alberti. Allora, no, mi dicono che non... Alessandro Alberti. Non è pronto, Alessandro Alberti, chiedo scusa. Mi dicono, vediamo se è pronto il collegamento.
No, allora cedo la linea a te Andrea, appena vedete Enrico con Alessandro Alberti allora potete dargli la linea. Ok, quindi stiamo ancora portando avanti l'idea. Adesso il tandem offensivo è Pasquato Melchiorri e non può andarlo sicuramente a sostituire perché dopo la partenza di Maniero l'allenatore ha lavorato molto sui movimenti degli attaccanti, di questi due attaccanti. È chiaro che ha valide alternative, se poi durante la settimana lui pensa ad un sistema diverso, che resta sempre il 4-4-2 ma con soluzioni offensive diverse, probabilmente le può scambiare le punte, però oggi è difficile pensare che giochi con Melchiorri Caprari, proprio per le caratteristiche dei due attaccanti, e penso che abbia lavorato molto Caprari in questi ultimi tempi, che non, devo dire, è stato pure un po' sfortunato questo ragazzo, fermato da infortuni, da sempre qualche ritardo che gli ha impedito, Andrea, davvero di proporsi, sì. Come sì. Andrea, allora dovremmo avere pronta la postazione con Enrico Rocchi e Alessandro Alberti, vediamo se sono pronti a te Enrico per l'intervista, doveva chiamarla Andrea, vediamo un po'. Grazie Andrea, riprendiamo la linea qui dall'Auto Hotel di Milano e siamo in compagnia dell'agente dei calciatori Alessandro Alberti. Salve Alessandro. Allora, queste ultime ore di mercato, sempre gran fermento perché ci si riduce sempre all'ultima giornata. Che mercato è stato? Secondo te molte società sia dalla Serie A sia dalla Lega Pro hanno cercato di cambiare molto, ma conviene farlo in questa sessione invernale? No, è una sessione invernale chiaramente di riparazione, è stato un mercato all'insegna dell'austerity come ormai accade. Ci sono stati diversi movimenti. Ci sono stati diversi movimenti, però sempre con la famosa formula del prestito con diritto di scatto. La liquidità scarseggia, per cui è sempre un mercato basato, quello di gennaio, sugli scambi dei giocatori, in attesa poi di rivedersi a giugno, a luglio. Serie B l'hanno fatta da padrone Bologna e Catania. Sì. Il Bologna, ero proprio l'altra sera a cena con Corvino, c'ha una società che deve solamente tornare in Serie A, perché dalle informazioni che sono apparse sui media sembra che questa proprietà sia composta da un gruppo di canadesi che mi risultano essere tra i 200 uomini più ricchi del mondo, hanno un impero economico fuori dalla portata di qualsiasi squadra italiana, quindi il Bologna credo che andrà in Serie A, dopodiché farà una squadra votata ai primi posti della classifica, perché economicamente credo che in questo momento, comprese dei club di Serie A, sia assolutamente la società più forte. Ecco, il Peschiera... E il Catania, sì, scusami, sì, il Catania ha stravolto la squadra, è una squadra, in questo momento il Catania è una squadra che credo che non sfigurerebbe nel campionato di Serie A. Hanno buttato via un girone d'andata, però fanno ancora in tempo a risalire la china e rientrare nel gruppo dei playoff. A prescindere da cosa farà il Pescara prima del gong finale, ritieni che la squadra di Baroni sia in grado di raggiungere i playoff? Ma la squadra di Baroni è una squadra dal doppio volto. Se vediamo se analizziamo le partite in trasferta, è una squadra che potrebbe andare direttamente in Serie A. Purtroppo quest'anno c'è il tabù dell'Adriatico, è strano a dirsi che seguendo un filo logico dovrebbe essere il contrario, però questa è una squadra che fuori casa ha un volto e in casa purtroppo ne ha un altro. Io purtroppo non ho visto la partita di Bologna, ma mi dicono che è una squadra che ha tenuto testa al Bologna senza problemi. Non si riesce a comprendere effettivamente perché in casa è la squadra stenti, però poi nell'economia finale della classifica e le partite in casa graveranno in questo momento il rendimento in casa grava negativamente sulla classifica,
nella speranza che l'inversione di tendenza ci sia e che in casa qualche vittoria si riesca ad ottenere. Senti, invece per il Lanciano, nonostante il passo falso interno con il Varese, si prospetta sempre un girone di ritorno positivo. D'altronde la squadra di D'Aversa si è ripresa sempre dopo ogni passo falso, e poi c'è da sottolineare che il campionato è sempre di alto profilo. Sì, il Lanciano, non perché un mio amico che è stato anche un mio giocatore, c'ha Luca Leone, che credo che sia un direttore sportivo che a breve andrà in Serie A perché se lo merita. Hanno un grande senso dell'equilibrio a Lanciano, sanno perfettamente qual è la loro dimensione e da questo riescono a trovare la forza anche su degli scivoloni, come potrebbe essere stato, come dici tu, la partita di Varese, di rialzarsi e proseguire. Però non hanno sbalzi umorali, sono sempre, diciamo, in equilibrio, e in un campionato lungo come quello della Serie B alla fine questo ti fa fare punti e ti fa fare sempre in una situazione di classifica. Senti, Teramo e l'Ancole invece cosa devono fare per poter sognare il primo posto in classifica? Teramo là, credo che debbano continuare su questa scia, perché hanno due bravi allenatori. Anzi, credo che Vivarini, se non raggiungerà la cadetteria con l'Aquila, penso che deve essere sicuramente un allenatore mercato nella sessione estiva, perché ha dimostrato sul campo di avere... Quindi Vivarini può ambire una panchina di Vivarini sì, assolutamente sì. Senti, chiudiamo invece con il tuo profilo, sempre mercato sudamericano, sì. Si è concluso qualcosa? Stiamo definendo la transazione di Matheus del Flamengo, che è figlio di Bebeto, all'Estoril in Portogallo, e c'è il mercato anche estero. Che mi coinvolge soprattutto per i giocatori che arrivano da Sud America col passaporto comunitario, si riescono a trovare delle... È un mercato che ti sta dando soddisfazioni? Un mercato che mi sta dando molta soddisfazione. In Italia devo dirti che, tranne la Serie A e il mercato della qualche squadra di Serie B, il mercato in prevalenza della Serie C è un mercato estremamente difficile, caotico, molto molto dispersivo, per cui estendere l'orizzonte oltre il confine italiano è stata una mia scelta, ma a questo punto diventa una scelta dovuta proprio per tutto il movimento calcistico. Ho scambiato anche qualche idea con qualche collega, e un po' tutti, insomma, siamo indirizzati su questa linea. Alessandro, grazie per essere grazie stato voi. Noi in quest'ultima serata qui della tua hotel. Restituiamo la buon linea lavoro, ad Andrea Costantini. Grazie, ciao. Grazie Alessandro. Ciao. Bene, grazie Enrico Rocchi. Allora dobbiamo fermarci, sì? La pubblicità, ma sembrano fratelli siamesi Rocchi e Alberto. Eh sì, è vero, l'ho notato pure io, non per la prima volta, però è proprio come dici tu. Allora, siamo giunti ormai nell'ultima mezz'ora, il countdown è sempre più pressante. Ah, mi chiamano la linea da Andrea. Eh sì, Alfredo. Sì, da Milano, sì, perché Enrico Rocchi ha al volo preso un altro ospite, mi sembra di vedere Andrea Iaconi al suo fianco. Enrico. Sì, allora è andato via Alessandro Alberti, abbiamo Andrea Iaconi, direttore sportivo del Brescia, le trattative continuano, mentre Andrea Iaconi può anche rispondere al telefono, tanto il microfono lo escludiamo, no. Se devi fare... C'è una notizia, Cutolo sta per andare a Lentella, quindi il Pescara si sta liberando anche dell'ingaggio di Agnello Cutolo. Non so se Andrea Iaconi ha seguito le trattative del Pescara, c'è Sansovini, oltre all'operazione con il Latina di Bruno Pettinari, quindi da ex Pescara. Anche Pettinari? Sì. Chiedo a Iaconi che pensa di questa... Pettinari è un buon giocatore, 92 della Roma. Ha già acquisito un po' di esperienza, è un giocatore di grande qualità, un buon acquisto. Questo ritorno di Sansovini la sorprende? Sansovini ormai è una bandiera lì, poi l'ho dato io al Pescara, quindi qualche anno fa, fa bene, Sansovini a Pescara fa bene. Da Silva l'avete preso, come mai avete puntato su questo giocatore? Sì, perché vabbè, io lo volevo prendere, poi il Pescara sono stati più bravi e l'hanno preso loro, ma noi come caratteristiche serve uno
che abbia un po' il cambio di passo rispetto a Caracciolo, a Corvia, può giocare con l'uno e con l'altro. A Pescara non è andato probabilmente bene, però ha qualità. Cioè. Oggi si è lamentato molto, anzi non lui, c'è stata una grossa polemica, non so se ne ha conoscenza Iaconi, di un Twitter della fidanzata che ha accusato i pescaresi, ma soprattutto l'allenatore Baroni. Vabbè, questo allora già partiamo male. Vabbè, però è la fidanzata, non è il giocatore, il giocatore è molto bravo, no? Per me sì, 95 no, di tutti. Grande prospettiva, poi però insomma è meglio parlare poco e fare di più. Caracciolo invece non si è mosso, lo volevano tutti e siete riusciti a trattenerlo. Caracciolo ha sposato in Brescia. No, ma non solo Caracciolo, guarda, noi abbiamo dovuto anche abbassare gli stipendi a 3-4 giocatori, Zambelli, Caracciolo, Corvia, Budel, un po' più rappresentativi. Noi in una situazione del genere hanno fatto anche questo, quindi hanno senso d'appartenenza, sono legati alla città, alla maglia, come si dice. E quindi noi non possiamo fare altro che ringraziare. È chiaro che adesso stiamo aspettando questo cambio di proprietà, speriamo che in settimana tutto va bene e speriamo di aprire un ciclo nuovo indipendentemente dalle persone che poi ci saranno. Comunque il peggio è passato anche per voi? Sembra di sì, però sono stati 4 anni duri. E Iaconi è abituato a, a lavorare la sofferenza. Noi quando ci danno i soldi sbagliamo tutto. Senta Iaconi, il Pescara che rifiuta quasi 3 milioni dal Cagliari per Melchiorri, merito anche del giocatore che ha voluto rimanere. Melchiorri è un gran giocatore. Melchiorri, guarda, se vi racconto la storia di Melchiorri mi prendete. Melchiorri l'avevo preso io a Brescia, 30.000 euro di stipendio, contratto triennale dalla Maceratese. È venuto su, ha firmato i contratti. Poi noi abbiamo preso Giampaolo e siccome si impostava il discorso sul 4-4-2, allora abbiamo ritenuto di lasciarlo libero. A quel punto è venuto il Padova e l'ho girato al Padova. Cioè, ho strappato il contratto e è andato al Padova. E poi adesso... Melchiorri non è un gran giocatore, Melchiorri è fortissimo, peccato che ha un'età ormai avanzata, però è un giocatore che noi abbiamo fatto un errore clamoroso perché non ci siamo accorti che poteva fare anche la punta, noi l'abbiamo preso come esterno e quindi poi noi avevamo Caracciolo, Corvia e via dicendo, cioè allora abbiamo fa che non gioca il ragazzo, lo stavamo dando all'Ascoli in prestito, poi il direttore dell'Ascoli va a Padova e invece di parlare ad Ascoli se l'è portato a Padova. Poi è stato proprio il Pescara a prenderlo, è un gran giocatore, sono d'accordo. Quindi non è meravigliato da questa esclusione? Assolutamente no. Poi ho parlato con il presidente, con Sebastiani l'altro giorno, lui è innamorato di Melchiorri, quindi lo capisco se ha rifiutato i 3 milioni. Meravigliato dalla partenza di Maniero? Meravigliato? Dalla partenza di Maniero? No, quando ci ho parlato io Maniero ancora non era andato via. No, cioè la meraviglia è il fatto che Maniero abbia lasciato il Pescara per andare al Catania. Ah, vabbè, io non so. Una scelta di vita, lui ha detto ovviamente per motivi economici, quindi. Io non so lì, poi magari uno sta in scadenza di contratto, non ti rifirma, non lo so. È chiaro che se il Pescara ha deciso di darlo al Catania perché doveva farlo, è stata un'operazione probabilmente conveniente. Iaconi, sta per chiudersi questo mercato, Bologna e Catania ovviamente hanno speso tantissimo, anche il Bari, sono le tre ormai squadre che possono spendere di più. Il Bari mi stupisce un po', le squadre che possono spendere di più casomai lo Spezia, Catania. Spezia allora, che ha perso in casa con l'Avellino stasera. Sì. Oggi? Stasera. Sì. È finita da poco. Non lo sapevo. E comunque sono società solide. Quindi il Bari mi meraviglia un po', anche perché volevano di Cesare, quindi so che tipo di offerta facevano, mi sembra un po'. Vabbè, è il Catania e il Bologna. È normale, cioè sono società che hanno paracadute, hanno introiti molto di più di quello che possiamo avere noi.
è chiaro che provano a risalire. Spendiamo due parole anche su Lanciano, questa società che sta facendo dei miracoli. Lanciano, io sono in un certo senso orgoglioso, perché la famiglia Maio è entrata quando io ero a Lanciano, che avevo fatto una perizia tecnica, e c'è stato il cambio di società, insomma abbiamo quasi portato a mano la società, perché è una famiglia importante. Quindi sono contentissimo, e poi stanno facendo bene, perché secondo me capiscono di calcio, fanno il passo secondo la gamba, quindi con assoluta tranquillità. Questo nuovo fenomeno di Luca Leone, direttore sportivo. Vabbè, dai, Luca Leone è un altro uno dei nostri, no? Cioè, che viene dalla, è cresciuto dalla con strada, voi, lo sì. prendemmo l'ultimo anno a Pescara a giocare. Sì. E poi ha cominciato, sta dimostrando di essere molto bravo. Cioè, è la verità. Certo. Allora, Pescara può fare i playoff per chiudere? Li deve fare, cioè ha la squadra per farli, ha un buon allenatore, ha una buona dirigenza, che Pavone, ripeto, sono bravi, il pubblico non ne parlo neanche, perché è tra i migliori della nostra categoria. Li deve fare, perché ha le possibilità. Io faccio il tifo. Anche il Brescia ce la può fare. No, noi no, noi dobbiamo salvarci. Però, ora che ritrovate un po' di tranquillità, non si sa mai. L'importante è che facciamo il cambio di proprietà, questa è la nostra vittoria del campionato. Galeone Allegri, la sentite? Siamo perdere. Grazie Andrea Coni, non so se Alfredo in postazione. Sì Enrico, sono in postazione, mancano 15 minuti e 21 secondi allo scadere, vedete è la corsa da parte dei rappresentanti delle società, allora io direi di andare in pubblicità e poi al rientro seguiremo gli ultimi attimi, gli ultimi secondi di questo calciomercato, linea alla regia per la pubblicità. Eccoci rientrati, vado subito da Valerio De Carolis, perché c'è una cosa interessante che no, ci vuole Andrea. Leggere e poi Andrea. Oltre a quello, se puoi dirci qualcosa anche sui tifosi, se hanno aggiunto qualcos'altro. Sì, Andrea, Federico Melchiori ha scritto sul suo profilo Facebook, non lo faceva da qualche giorno, ha scritto un bellissimo stato, ha detto sudare, correre, lavorare sodo, mancano tante partite, tanti punti in palio e noi ce la metteremo tutta per dare sempre il massimo, per uscire tra gli applausi dei nostri tifosi. Onorato di vestire questa maglia, felice di continuare a lottare per questi colori. Maurizio, se vuoi puoi mandare l'immagine tranquillamente dall'iPad. Eccola qua, Federico Melchiori che dunque dice resto a Pescara onorato di vestire questa Andrea. Maglia, di sudare, correre e lavorare sodo per il Pescara. Sì, Alfredo. Allora, guardate alle mie spalle, c'è cioè Ercole De Nicola con l'amministratore delegato dell'Aquila che ancora direttore non generale. Hanno depositato nulla. Ugo Mastropietro, Ercole, direttore generale. Ercole, allora, niente, cosa è successo? Niente, siamo all'ultimo minuto, adesso decideremo su Citro o su Vella della Juve Stabia. Ma mancano 7 minuti. Sì, mancano 7 minuti, proprio abbiamo detto che è una trattativa difficile, proprio sul gong. Decideremo sull'uno o sull'altro. Allora vedremo la corsa dei dirigenti dell'Aquila, l'ultimo secondo proprio, mancano 7 minuti e 10 secondi, l'Aquila un solo movimento di mercato doveva fare e vedete che ancora non riesce a perfezionarlo. Guardate la corsa, ecco ci spostano, guardate la corsa dei dirigenti perché ovviamente mancano pochi minuti alla fine, guardate che corsa, adesso guardate le mie spalle, mi sposto per non impallare
la telecamera, c'è un movimento frenetico, ovviamente ne arrivano altri, guardate, guardate, tutti con i contratti, tutti con i contratti in mano per provare a depositare. Ecco, ecco i dirigenti dell'Aquila, ecco i dirigenti dell'Aquila. Ercole De Nicola si precipita all'interno della stanza dove c'è la Procura Federale, dove ci sono gli uffici della Lega, per depositare i contratti. Arriva anche il direttore generale dell'Aquila, poi ovviamente li sentiremo quando saranno usciti. È una vera e propria corsa contro il tempo. Sta arrivando adesso anche il presidente della Regina Foti, eccolo qui, guardate, trascina di forza un suo collaboratore dentro agli uffici della Procura. Non sono ancora entrati però, Alfredo, Ercole Di Nicola e Mastro Pietro sono ancora lì, sono entrati. Bravo, sono ancora lì, sia Mastro Pietro che Ercole Di Nicola. Stanno ovviamente maneggiando sui telefonini, sugli smartphone. Io invito ad andare sulle due. Vediamo qualche bella presenza, Alfredo, ma loro non li vediamo. Aquila. Sì, c'è qualche bella presenza, ma non vediamo loro. Ecco, adesso Ercole Di Nicola, lo vedete, adesso è a favore di telecamera. Mancano 5 minuti e 12 secondi, 11, è iniziato quasi il countdown e sinceramente non pensavamo che per quello che riguardava una società abruzzese si potesse arrivare a questa corsa spasmodica. Il Pescara, lo ricordiamo, ha fatto tutto, lo ha fatto prima dell'ultima ora del mercato, però ha terminato con ampio anticipo. Il Lanciano, si è visto il presidente Lucarione, a posto. Allora, ecco qui Ercole Di Nicola. Niente, alla fine il Trapani non è riuscito a prendere un attaccante e abbiamo deciso di virare su Vella, che era un attaccante esterno della Juve Stabia. Le stesse caratteristiche di San Domenico e Facilli, un giocatore importante anche lui, e speriamo, ecco, di non aver fatto la scelta. Quindi De Nicola, è bella l'acquisto dell'Aquila. Sì, è bella l'acquisto dell'Aquila della Juve Stabia. Avevate due piani, il piano A e il piano B. Sì, eravamo pronti perché sapevamo che Cidro era un giocatore difficilissimo da portare all'Aquila. Ci abbiamo provato fino alla fine, al Trapani è saldato a Barreto e non hanno lasciato più Cidro, però non abbiamo sicuramente fatto un'operazione di rimedio, perché Vella è un giocatore importante, lo seguivamo già dall'inizio. Zavettieri è soddisfatto lo stesso? Ma sì, sicuramente, noi, ecco, dovevamo mettere la ciliegina sulla torta, volevamo portare questo giocatore talentuoso all'Aquila, non ci siamo riusciti, però dico che Vella è lo stesso un giocatore importante. Mastro Pietro, siete riusciti proprio all'ultimo a mettere questo tassello. Sì, vabbè, un tassello in più, la squadra già competitiva, sapevamo, siamo venuti qui per questo. Bella era un giocatore che seguivamo da tempo, lo volevamo già fare all'inizio del mercato, poi non ci hanno dato la disponibilità e adesso invece c'è stato l'ok. Alfredo, è ufficiale l'Aquila Teramo domenica 22 alle 14:30. All'ultimo secondo. Allora, è ufficiale l'Aquila Teramo domenica 22 alle 14:30. Diamo anche questa notizia. 14:30 sarà un gran bel derby, speriamo che il tempo ci assista, una bella giornata, no? Saremo felici di avere più teramani possibili nella nostra città. Speriamo in una giornata bella di sport. Grazie a Mastro Pietro. Allora, mancano 2 minuti e 56 secondi. Non so, Enrico, tu hai qualche ospite? No, allora andiamo avanti, vedete il presidente della Regina Foti passare alle mie spalle, 2 minuti e 44, ovviamente potete sentire il clamore che c'è qui, perché tutti aspettano questo momento. Se riusciamo ad inquadrare da questa parte, vedete l'assembramento di persone che c'è per assistere proprio al momento della chiusura della porta, le due ragazze, guardate la corsa, dei dirigenti che si precipitano, perché tutti poi si riducono all'ultimo secondo. Ci sono già le due hostess posizionate per chiudere la porta, chiusura che avverrà quando il countdown segnerà 0000, 1 minuto e 58 secondi. Sembra il capodanno qui, ma d'altra parte è così
è stato così da sempre, dalla parte opposta. Io non posso farvelo vedere, ma ovviamente c'è un assembramento di persone e possiamo dire che siamo veramente privilegiati a stare da questa parte, perché siamo sei televisioni in tutto, ci sono le nazionali, c'è Gazzetta TV e ci siamo. Guardate, corrono, si spostano perché devono andare a prendere altri contratti. Guardate, 1 minuto e 20 secondi. Chi arriva dopo la chiusura delle porte non vedrà perfezionato il proprio contratto, non verrà ratificato il proprio contratto e dunque non sarà valido. Hanno fatto un cordone, vediamo un po' se riusciranno a passare. 1 minuto esatto in questo momento. Possiamo praticamente fare il countdown prima della chiusura delle porte che ci saranno, sicuramente qualcuno arriverà. 47 secondi, lo vedete, ecco che arrivano forse gli ultimi due perché mancano 37 secondi, non vedo altro movimento. Allora sono entrati gli ultimi due rappresentanti, 27 secondi alla chiusura di questo calciomercato, un vero e proprio spettacolo. Adesso ne arriva un altro dirigente con dei contratti in mano, vediamo un po', 18, ci siamo quasi, ci sono persone che chiamano, 13, 12, 11, 10, ci siamo quasi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, non arriva nessuno, 2, 1, chiusura e il countdown, chiuse le porte, dunque non vale più niente adesso. È chiuso il mercato, adesso chi ha fatto ha fatto, chi non ha fatto ovviamente. Resta così com'è, questo era un vero e proprio spettacolo, siamo riusciti a spettacolarizzare anche la chiusura del calciomercato invernale. Chiusa la porta che mette negli uffici della Lega, allora io non so se Enrico Rocchi è in collegamento. No, allora sono, andiamo allo studio. Ci sono, Alfredo. Ecco, Enrico c'è, allora, linea a te Enrico. Sì, qui ci sono ancora gli operatori che stanno portando avanti delle trattative, ma ormai è fatto, quindi si chiude ufficialmente questa edizione del calciomercato con la bella notizia e un sospiro di sollievo, soprattutto per i tifosi del Pescara, perché c'è Melchiorri che resterà in biancazzurro fino a giugno, così come Brugman, e con gli acquisti di Bruno, Pettinari e Sansovini viene soddisfatto il tecnico Baroni, che perde due pedine, abbiamo detto poc'anzi, Sov e Da Silva. Vorrei restituirti un attimo la linea perché forse abbiamo un altro ospite. Sì, sì, io non so chi sia, ma ho visto scendere Mauro Facci, direttore sportivo del Latina, per questa operazione del Pescara. Ovviamente adesso, come si diceva una volta, chi è dentro, chi è fuori, non vale più niente, la porta è chiusa e non si può più entrare. Io non so chi in questo momento stia perfezionando ancora delle operazioni di mercato, però sono perfettamente inutili. Ricordiamo che da oggi in poi le società potranno tesserare soltanto giocatori svincolati, quindi che non abbiano un tesseramento con altre squadre. Ecco perché ad esempio Antonio Cassano, che ha fatto la rescissione di contratto con il Parma, è svincolato e può accasarsi in un'altra società anche dopo la chiusura di questo mercato. Non era vincolato da questa data del 2 di febbraio. Enrico, hai l'ospite per caso? Sì, è arrivato bene. Dino Zappacorta, soltanto perché, ecco Dino, devi utilizzare questo microfono. Lo dovresti tenere tu. Sì, se vuoi lo tengo, ci mancherebbe. Allora, hai seguito anche sopra la chiusura del mercato, finalmente è finito perché tutti i tifosi è stato un po' stressante, ma hai visto un po' di corsa all'ultimo istante a cercare di depositare pezzi importanti. Possiamo chiedere intanto come valuti questa campagna acquisti dell'ultimo giorno nel Pescara con bene. Bruno Pettinari e Sansovini? Bene, erano gli obiettivi che si erano previsti, bene, c'è stata l'uscita di Da Silva che non ha avuto molto spazio, evidentemente il mister non lo riteneva
non dico valido, ma non lo riteneva in grado di poter stare in questa rosa qui, è uscito Sowe che allo stesso tempo non era. Senti, il Lanciano ha sofferto molto per trattenere Cerri. Sì, ha fatto benissimo, sì, sì. Sassuolo, beh, Juventus, oltre al Parma, che il Parma ha premuto per no, il Parma voleva riportarlo sì. In sede perché avrebbe fatto il centravanti titolare fino alla fine, visto tutte le rinunce che si sono state andare nella città ducale, perché i problemi li sappiamo quali sono, società un po' allo sbando, ma Luca Leone è stato bravo. Quindi ovviamente ha puntato su quel portiere del Pordenone Maniero per completare la rosa. Sì, no, è un buon giocatore, ovviamente va a fare la riserva. Senti, l'operazione del giorno, non so quali hai seguito, che ti ha colpito di più, qual è stata? La rinuncia dell'Inter a prendere Ronaldo, che non è Ronaldo, sì, ma è Rolando. Perché? Perché l'Inter ha bisogno di un difensore forte, perché Rolando è già stato in Italia, perché conosce il campionato italiano, io ero sicuro che l'avrebbe preso. Oggi e poi il Livorno che ha smantellato un po' la squadra. Insomma. Eccolo, anche la partenza di Cutolo. Cutolo io l'ho sempre ritenuto un buon giocatore, a Pescara no, non ha dato quello che è in grado di dare. Ma ripeto, il Livorno che deve vincere il campionato, almeno così sembrava, si è privato di alcuni giocatori per me importanti, a prescindere da Cutolo. Ma è un po' tutto anomalo qui. Ma è anomalo di per sé il mercato. Però ci sono stati tantissimi movimenti, pur non, senza soldi, tantissimi movimenti. Enrico, ormai purtroppo negli ultimi anni ha preso una piega che i soldi se ne vedono sempre meno. Scambi, prestiti, diritto, adesso sono state tolte le comproprietà, si sono inventati questo obbligo di riscatto che non è altro che in pratica ritardare per alcuni i debiti. L'anno prossimo ci saranno ancora, secondo me, grosse problematiche, perché questo è come quando paghi con la carta di credito. Parlavo con un mio amico, un procuratore, no? Dice, sai, paghi con la carta di credito, non ti fa tanto male perché tanto poi rientra a fine mese. Ha preso questo andazzo qui. Le società che hanno soldi, ma giustamente non li buttano più nel calcio, ma forse era da fare anche prima questo discorso qua, perché una società come il Parma che sta sull'orlo del fallimento, la società del Brescia dove ero coinvolto fino a poco tempo fa e tuttora emotivamente sull'orlo del fallimento, per non parlare di tutte quelle fallite in precedenza. Il Brescia sta risolvendo i suoi problemi. Diciamo che il Brescia, mi auguro che non stia allungando l'agonia, diciamo che per il momento è a posto e credo anche l'anno prossimo, cioè, e la banca si è fatto carico, adesso bisogna rientrare però. Il Pescara che rifiuta tutti quei soldi per Melchiorri? Ha fatto benissimo. Fatto benissimo per vari motivi. Il primo perché credo che Melchiorri, finendo un campionato alla grande, e se si dovessero centrare gli obiettivi minimi prefissi, quindi playoff e anche di più, quindi sapete a cosa riferisco, varrà ancora di più di quello che tutti questi soldi di cui parli te. È giovane e forte. No, non io. Cioè. Vabbè, certo, te nel senso che hai sentito le varie notizie. E ha fatto bene per questo motivo, ha fatto bene perché Pescara non è una piazza che si può smantellare, insomma ha fatto bene, la società non si poteva esporre a fischi, striscioni. Senti, tu conoscevi conto. Anche il portiere del Cagliari Cranio che lo scorso anno era a Brescia e c'è stata una trattativa per la partenza di Aresti e Cranio che non è arrivato a Pescara. Peccato perché di questo Cranio si parlava molto bene, con tutto il rispetto per Aresti. Beh, sono due. Confermi che era un buon portiere, sì, Cranio. Sì, beh, io lo conosco da bambino, è il mio cliente a livello assicurativo, non da procura. È un buon portiere, certo è stato catapultato in una società come Cagliari con Zeman, dove sappiamo che i centravanti e le ali diventano fenosi e gli altri vanno nel... accusano il colpo. Sì, ma è un buon portiere, è giovane, è molto giovane. È chiaro che se il Pescara avesse fatto l'operazione Cragno, io credo, perché non ho assistito, non sarebbe stato solo uno scambio, ti do Aresti, mi dai Cragno, ma il Pescara avrebbe preso Cragno per fargli fare, credo, il titolare, non da subito, ma forse anche in prospettiva, ragazzi, 20 anni. È cambiato. Sicuramente meglio di Colombi, per il mio modo di vedere il calcio. È cambiato per concludere lo scenario per le proiezioni nei playoff, sono sempre le solite squadre con il Catania ed il Bari che però possono riguadagnare posizioni. Il campionato di Serie B è lunghissimo, è inutile che mi sto ripetendo perché tutti lo sanno. Io credo una cosa, che le squadre meglio attrezzate e con un blasone, e quando dico blasone, ma non perché ci siano cose strane che accadono, certamente un fallo in area a favore del Catania e contro l'Entella lo fiscano, ma non perché ci sia niente, perché è come quando gioca Juventus-Parma in questo momento, no? Abbiamo visto il rigore di ieri Milan-Parma,
al contrario non l'avrebbero dato, quindi, ma senza nessun tipo di polemica, c'è questa cosa qua. E quindi le squadre alla fine ben attrezzate alla fine. Ma il campione di Serie B, chi imbrocca le ultime 5-6 partite e le vince tutte, va nei playoff. Quindi bisogna aspettare aprile, insomma, aprile, ma come sempre. Grazie. Pescara ci arriverà prima. Grazie a Dino Zappacorta. Grazie. Linea a te, Alfredo. Una curiosità, volete sapere qual è stata l'ultima società ad entrare dentro la stanza, a varcare quella porta? È stata il Prato con il presidente Toccafondi che è venuto qui. Allora, Silvio Pagliari, il procuratore, adesso lo lasciamo ai colleghi della RAI, stava passando qui, appena ripassa poi lo sentiremo. Silvio Pagliari, che è anche il fratello di Giovanni Pagliari, ex allenatore dell'Aquila. Io non so se dallo studio vogliono commentare questi ultimi momenti, quello che hanno visto, quello che hanno potuto capire. Sono piuttosto indignato perché non le hai mai intervistate. Questo è quanto è arrivato dalla... Ho detto, Alfredo, per tutta la serata sei andato giù col countdown, però avevi tre ragazze bellissime dietro di te. Invece di intervistare quei maschi brutti, potevi ogni tanto dare un tocco di classe chiamandone una e facendoci sentire la voce di una di loro. C'è sempre tempo però. Guarda, se vuoi ti accontento subito, visto che hai visto tre belle ragazze, io posso anche chiedere i loro nomi, perché di questo possiamo fare. Puoi fare anche Chiara, di più. Gloria. Laura. Chiara, allora, puoi dire che le abbiamo ammirate? Di dove siete? Carugate, Milano. Carugate, che ne so? Anch'io. Hai visto, sono tutte da zona. Sei tagliato fuori. Sono lombarde e io conosco bene il lombardo. Fuori. Conosco bene il lombardo, sì, stavo sul carro. Il lombardo io. Quando vuoi. Ma... Lombardo Veneto. Senti, Alfredo. Sei fuori target. Ma io lo so oramai. Sì. Senti, voglio chiederti. Fuori target. Ma dei dirigenti del Lanciano non si è visto nessuno? Dei dirigenti del Lanciano in questo momento non si è visto nessuno. Abbiamo visto oggi pomeriggio Luca Leone, l'unico che si è intravisto, che è l'unica cosa che ha detto: il nostro mercato è chiuso sia in entrata che in uscita, ma stiamo parlando di oggi pomeriggio intorno alle 5:30, però, 4:30, guarda, quell'ora lì, Alfredo, insomma, quello è un segno con largo anticipo. Quello è un segno di forza e anche di competenza, perché si vede che è una società che ha idee chiare, che non si riduce agli ultimi momenti per mettere a segno un colpo, e soprattutto è una società che programma, perché tutti si riempiono la bocca di questo termine, però alla fine poi bisogna dare concretezza all'idea, no? E Lanciano lo fa, parte con una rosa ben strutturata, magari tocca qualcosa fino alla fine della prima finestra di mercato, poi si ferma lì, anche perché se la rosa funziona sarebbe stupido andarlo a ritoccare. Poi non mi sembra che il Lanciano faccia squadre così dispendiose, per cui tanto di cappello a Lanciano veramente. Senti, con penso ci fossero le incognite legate a Ceri e Paghera, ma sì, siccome entrambi vanno verso la via del recupero non ci sono altri non c'erano altri interventi da fare. Però la società è coerente, è davvero brava nella programmazione, perché dice: questa è la squadra, finora è andata bene, a meno che non succeda l'ira di Dio. Anzi, ti dico di più, ora avranno problemi di abbondanza, perché rientrerà Cerri, certo, con un Monachello così sarà difficile poi trovare la gerarchia giusta in questo contesto. Ho visto, abbiamo già detto del Teramo, l'Aquila ha fatto questa operazione proprio in chiusura, però credo che alla fine le abruzzesi escono rinforzate, sicuramente migliorate, no? Rispetto, sì. Questo è perlomeno la mia sensazione. Diciamo che il Teramo ha operato alcuni ritocchi, Luca Di Matteo era stato tesserato già a dicembre, poi è arrivato Milicevic, sono operazioni probabilmente minori il rientro di Pigini e il tesseramento odierno di Loreti. Chiaro che se Milicevic sarà in condizione di
poter esprimere il suo potenziale, almeno in parte, magari sarà un rinforzo vero, lui sì sarà un rinforzo vero per il Teramo. Per quanto riguarda l'Aquila invece i rinforzi sono stati più incisivi. Sì. Ho Silvio Pagliari qui con me. Allora, che tipo di mercato è stato? Faticoso a giudicare dall'area? Faccia, che... No, è stato un mercato, bel mercato, con parecchi colpi di mercato, con parecchi trasferimenti. Devo essere sincero, nemmeno me li aspettavo, però un mercato che ho già definito scoppiettante. Il rischio che si corre in questi frangenti è che il mercato di gennaio e febbraio diventi più importante di quello di luglio. Sì, ho sempre detto che questo non è più un mercato di riparazione, questo è un altro mercato ormai. Non ci sono più mercati di riparazione come era una volta con 10 giorni, la finestra di mercato una settimana, ormai è talmente lungo anche questo che è un mercato nel mercato, un altro mercato. A suo giudizio chi l'ha fatto il vero colpo di questo mercato? Ma sai, in questo momento poi sarà il campo che parla, ci sono stati tanti trasferimenti, tanti attaccanti che hanno cambiato squadra, diciamo che quelli che poi si ambientano meglio faranno la differenza. In Serie B l'operazione migliore qual è stata? Beh, io penso che un giocatore come Sansone al Bologna possa fare la differenza in questa categoria. Senta, il Pescara ha rifiutato 3 milioni di euro dal Cagliari per Melchiorri, secondo lei ha fatto bene o ha fatto male? Beh, io conosco Federico perché è delle mie parti. La domanda gliel'ho fatta apposta. Io non lo so se queste sono le cifre, dimostra la forza del presidente Sebastiani. Però io sono sempre convinto che quando arrivano le richieste i giocatori vadano venduti, però io sono sempre lì, è meglio vendere e pentirsi. Grazie a Silvio Pagliari per essersi fermato qui con noi. Enrico, sei ancora in linea? Credo, perché abbiamo finalmente una voce forse del Lanciano, un attimo solo. Bene, allora aspettiamo. Eccola qui. Vediamo se Enrico Rocchi riesce. Sì, ci sono. Ecco, perfetto, vai Enrico, vai. Eccoci con Luca Leone per chiudere questa diretta che abbiamo iniziato da oggi alle 14. Stanco come sempre Luca Leone, che ha ricevuto complimenti da tutti i nostri ospiti, l'ultimo Andrea Iacovoni, quindi te lo... Addirittura. Luca, allora, avevate detto dobbiamo far poco, poco avete fatto, perché no, siete nulla, già... No, ecco, solo per Maniero del Pordenone ce la conferma? No, non siamo riusciti a fare in tempo, non siamo riusciti a trovare un accordo per il diritto di riscatto e quindi non si è fatto. È stata dura confermare Cerri, perché oggi dopo l'allenamento c'era stata questa rida di voci, Parma che lo rivoleva a tutti i costi. No, anche perché penso che il ragazzo... La volontà del ragazzo è stata importante, quindi lui è un ragazzo straordinario e noi siamo contenti che ci sia rimasto con noi anche dietro la sua volontà. È vero che aveva richieste anche da Sassuolo, Juventus, oggi ne abbiamo sentite sì, tante. Però ecco, noi avevo sentito anche le altre società, in caso avessero acquisito il giocatore sarebbe rimasto da noi. Quindi lui si è trovato proprio bene con voi? Ma penso di sì. E questo fatto di non fare operazioni al mercato di gennaio conferma il buon lavoro svolto in estate, quando si devono davvero fare le squadre? No, noi abbiamo un'idea ben precisa di quello che volevamo fare già da quest'estate, quindi di avere una rosa, non dico ampia ma giusta, perché poi ecco, durante l'anno, per dare la possibilità un po' a tutti di giocare, perché altrimenti quando si fanno rose di 26-27 giocatori si rischia sempre di perdere 3-4 giocatori per strada, perché è normale che poi tutti vogliono giocare. Tanto il problema nel calcio oggi è sempre quello, no? Gli scontenti, quindi noi volevamo avere una rosa diciamo non tanto ampia, magari anche con giocatori che potessero ricoprire più ruoli, per cercare di abbassare a livello numerico la rosa, come ho detto prima. Come ci si difende, per concludere, davanti a questo strapotere economico in Serie B di Bologna e Catania? Faranno un campionato a parte? Sì, ma loro hanno obiettivi diversi da quello che poi è diciamo, la parte delle squadre che vogliono mantenere la categoria. Loro
loro hanno obiettivi di andare in Serie A, è giusto che investano. E poi ecco, per quanto riguarda il Catania, è normale che devono fare qualcosa di importante per cercare di risalire la china, quindi il Bologna diciamo che sta già un passo molto più avanti e dovevano solo mettere dentro giocatori in proiezione futura della Serie A. L'Avellino che vince da Spezia nel posticipo? Beh, è un risultato sicuramente da importante. La Serie B, sì. No, vabbè, però tutto può accadere, no, in questa Serie B. Ma sì, poi specialmente nel mese del calciomercato, dove mantenere anche la concentrazione delle squadre, dei giocatori che magari hanno qualche rumors, non è mai semplice. Io odio il calciomercato durante il campionato, perché soprattutto gli allenatori forse. Sì, è difficile perché magari stai lì a discutere anche durante l'allenamento, magari i giocatori che devono andare via, che devono rimanere, non è semplice mantenere l'attenzione giusta, ecco. La presidentessa soddisfatta, sì. Sì, oggi è stata qui con noi e ci ha fatto molto piacere. Grazie a Luca Leone, a te la linea, Alfredo. Sì, eccoci. Allora, se ho ben capito, Enrico, scusami, il Lanciano non ha fatto in tempo a depositare il contratto di Maniero. Giovannozzi chiede, ma non avete fatto in tempo a depositare il contratto di Maniero o no? No, c'era un problema anche per quanto riguarda il prezzo del riscatto e nello stesso tempo non abbiamo fatto nemmeno in tempo. Vabbè, insomma, Maniero non viene a Lanciano, adesso un dettaglio, il tempo o le condizioni economiche. Così, tanto io sono fatta lì, evidentemente devo andare così. Ecco, sciolto il dubbio, a te Alfredo. Sciolto il dubbio e allora io vi confermo che l'ultimo ad entrare nella stanza della Lega è stato il presidente del Prato, Toccafondi. Non so quale contratto sia andato a depositare, però è stato lui a varcare per ultimo la porta. Allora, prima di dare lo spazio allo studio, io non so, Enrico, vogliamo chiudere qui questo collegamento, sì. Questa lunga maratona televisiva da Milano, sono le 23:20 in questo momento, siamo 20 minuti oltre la chiusura della porta. Anche per il satellite mercato. Perché credo che stia scadendo il tempo, quindi ringraziamo tutto lo staff tecnico qui di Milano, ovviamente lo studio centrale con Maurizio da qui in regia, Andrea Costantini, Paolo Renzetti, Paolo De Carolis, Valerio De Carolis, tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di questo numero, ovviamente grazie a te e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Linea che torna ad Andrea Costantini, buona grazie. Serata a tutti. Grazie ad Enrico Rocchi e ad Alfredo Giovannozzi, si chiude qui questa lunga maratona, però prima di chiudere definitivamente voglio tornare da Valerio perché magari ci vuole fare un ultimo sunto di quello che è l'umore dei tifosi del Pescara in particolare, visto che siamo sul portale forzapescara.com. Quali sono gli elementi più significativi che vengono fuori a bocce ferme a questo punto? Guarda, stavano commentando, poi la nostra redazione è sempre pronta perché sul sito della Lega di Serie B mancava solo il trasferimento di Pettinari, cioè Pettinari non risultava come acquisto del Pescara, poi lo hanno aggiornato ed era arrivato, però il problema, la domanda è sempre quella, cioè la società non ha rispettato le richieste di Baroni, questo secondo, nel senso che appunto non è arrivato l'attaccante di peso, però adesso si va avanti così, molti si sono tranquillizzati col ritorno di Sansovini, cioè di una bandiera, di un capitano, e ricordo sempre che Sansovini è stato l'unico degli ex che allo stadio è stato acclamato con cori, è stato chiamato anche sotto la curva con il grido c'è solo un capitano, quindi questo sicuramente riporterà tanto entusiasmo all'Adriatico e si spera già dalla partita del Cittadella. Poi si diceva quando Bruno tornerà a Latina, subito dopo la partita di Cittadella ci sarà Latina-Pescara. Bene, allora possiamo chiudere anche con Valerio il collegamento, grazie anche a te, io anche sto sbirciando qui sul sito, in effetti anch'io ho visto ora
del giocatore Pettinari, e vi dico anche che Sforzini e Cutolo sono due nuovi giocatori della Virtus Entella. Prima ne aveva parlato Enrico Rocchi, soprattutto in riferimento ad Agnello Cutolo, che va appunto alla Virtus Entella, peraltro è un definitivo. Cutolo è tornato al Pescara e poi da Pescara alla Virtus Entella a titolo definitivo, questo è il tipo di trasferimento, mentre Ferdinando Sforzini dalla Latina finisce alla Virtus Entella, anche lui a titolo definitivo, e questa è un'altra buona notizia per le casse sociali del Pescara, sì. Perché Cutolo aveva questo e un altro anno di contratto ancora. Cioè, beh, si sono assolutamente, decisamente sgravate di questi contratti così onerosi, e credo che questo faccia felice in modo particolare il presidente Sebastiani. Masucci anche ha lasciato il Frosinone ed è andato alla Virtus Entella. Un'ultima battuta con te, Paolo. Ma a proposito di mercato, credo che la Virtus Entella, insomma, sia uscita molto rafforzata da questo mercato, perché è vero che Sforzini è un giocatore che nelle ultime stagioni ha segnato poco, però Masucci è un giocatore di categoria, e soprattutto Cutolo mi sembra che quest'anno sia tornato a segnare con una grande regolarità. L'ultimo gol lo ha segnato proprio nell'ultima gara del Livorno. Diceva bene Dino Zampacorta, insomma, ci sono state delle operazioni di mercato difficilmente comprensibili, perché è vero che noi a Pescara non abbiamo visto il miglior Cutolo, però quest'anno Cutolo credo che abbia segnato 7-8 gol con Livorno. Il Livorno si è privato di un giocatore importante che gli aveva risolto diverse partite. Insomma, si dice che la squadra toscana, lo dicono a Livorno, lo diciamo noi, punti alla promozione. Togliersi un giocatore come Cutolo, un giocatore ritrovato, lascia da pensare. E poi per quanto riguarda il Pescara, chiudo dicendo che è vero che non è arrivato il giocatore forse che molti si aspettavano, però come sempre il responso sarà quello del campo, e io mi auguro che Pettinari venga a Pescara e inizi a far gol come e più di Maniero, perché insomma il calcio è bello anche per questo. Pettinari è un giocatore che ha i numeri comunque per essere utile alla causa, sperando che poi torni al più presto al gol anche Melchiorri. È una curiosità, domenica scorsa, anzi sabato scorso, Arturo Lupoli, che era del Varese, aveva fatto gol alla Virtus Lanciano, ora Lupoli passa al Frosinone e sabato c'è Frosinone-Virtus Lanciano, quindi sogna magari una doppietta a distanza di 7 giorni con una maglia diversa, speriamo di no per la Virtus Lanciano. A compendio ricordiamo che il Pescara oggi si è aggiudicato le prestazioni di Pettinari, attaccante Bruno dal Latina, Bruno centrocampista dal Latina, il ritorno del sindaco Marco Sansovini dalla Virtus Entella in prestito, si tratta di prestito dalla Roma anche per Pettinari, anche se ha giocato a Latina, definitivo invece per Bruno. Sono andati via invece Soue, che via Chievo finisce al Latina, e Victor da Silva, che via Chievo finisce al Brescia. Il Lanciano non ha effettuato operazioni nell'ultimo giorno. Ricordiamo che il Teramo ha tesserato oggi il giovane Matteo Loretti, che era stato svincolato dal Savona qualche giorno fa. Non ha giocato mai nel girone d'andata e lo scorso anno era alla Minternina in Serie D. Ricordiamo che in extremis l'Aquila ha tesserato Maurizio Vella, attaccante proveniente dalla Juve Stabia, dopo che è andato a vuoto il tentativo di portare all'Aquila Citro. Queste sono le operazioni portate a termine dalle abruzzesi in questa ultima frenetica giornata, nella quale in Serie B l'Avellino ha violato il picco di La Spezia per 1-0. Non so se Maurizio in extremis ci può mandare anche la classifica, forse chiedo troppo perché siamo tutti un po' stanchi. No, grazie al grande Maurizio da qui in regia. Guarda che salto ha fatto l'Avellino. Eh sì, ha vinto uno scontro diretto, gol partita di Bittante al nono, Avellino quarto in classifica scavalcando proprio lo Spezia, il Frosinone, ma anche la Virtus Lanciano e il Vicenza. Virtus che perde dunque una posizione, resta a quota 34 la squadra
di D'Aversa dopo la sconfitta col Varese, il Pescara a quota 32, ma sono tutte lì e quindi ci sarà tempo e modo per risalire sia per la Virtus sia per il Pescara. In Lega Pro invece l'Ascoli ha violato il campo del San Marino, perdeva 2-0 l'Ascoli, poi ha vinto 3-2 con doppietta di Altinier e un gol strepitoso di Addae, quindi l'Ascoli torna da solo in vetta alla classifica con 3 punti di vantaggio su Reggiana e Teramo, più 7 sull'Aquila che però ha una partita in meno, dovrà essere recuperata quella tra l'Aquila e Pontedera. È tutto, devo dire grazie a chi ha partecipato a questa serata, grazie a Paolo Renzetti, grazie a voi, grazie a Paolo De Carolis, grazie a Silvia Gentile alle camere, a Maurizio Dagui in regia. Domani riprenderà normalmente il nostro palinsesto, abbiamo già salutato Valerio De Carolis di ForzaPescara.com, ciao di nuovo, ciao Andrea, Valerio, domani sera ci sarà Virtus Style con Alessio Giancristoforo per approfondire meglio i temi legati alla Virtus Lanciano, pro e contro mercoledì sera, poi tutto il nostro palinsesto che ormai già conoscete bene. Grazie ancora per averci seguito, buonanotte.